Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Benvenuti nuovamente a questa serie di video che stiamo dedicando in risposta al mondo ufologico. Questo è già il numero 15. Gloria a Dio. Bene, in questo video vogliamo parlare di molte cose, anche molto importanti, come tutti i video, lo diciamo sempre perché è vero. E in questo video ci soffermeremo sull'entrata degli ebrei nella terra di Canaan dopo essere usciti dall'Egitto, essersi fatti 40 anni nel deserto. A un certo punto finiscono i 40 anni, entrano nella terra di Canaan e vediamo un po' quello che è successo. Diciamo, questo sterminio che loro hanno fatto, in verità come sono andate le cose alla luce di quello che c'è scritto. Come dice il mondo ufologico, che ormai ha coniato questa famosa frase, che li ha resi anche famosi per tante frasi, una di queste frasi asserisce quanto segue. Loro dicono: noi facciamo finta di credere a quello che vi è scritto. Ebbene, se fate finta, allora fate finta sul serio. Ebbene, leggeremo quello che dice la Bibbia nel suo complesso, nel suo contesto, come si dice. Un verso fuori dal contesto non è altro che un mero pretesto. Ma non parleremo, insomma, no, nel parlare di questo comunque aborderemo molti altri argomenti, fra cui vogliamo un po' toccare il termine kavod, che ci è capitato per caso durante la lettura. Abbiamo visto che, insomma, era presente ora qui, ora là. Abbiamo detto: perché non vedere un attimino il suo significato alla luce dei lessici, dei dizionari, quindi biblici, e non solo. Vogliamo vedere anche altre cose. Gli ufologini, i discepolini di questi ufologi, non so se anche gli ufologi hanno detto questo, però gli ufologini tutti quanti vanno dicendo in giro per la rete, sarebbero diventati tutti quanti esperti di ebraico, non capisco, vanno dicendo in giro che non esisterebbe una sola interlineare che traduca kavod con gloria, perché chi legge le interlineari, chi utilizza le interlineari lo fa perché conosce l'ebraico, e questo è vero. Infatti noi usiamo anche le interlineari perché conosciamo l'ebraico. E quindi loro dicono: quindi chi conosce l'ebraico non si può prendere in giro, ragione per cui tu non troverai mai una sola interlineare con tradotto il termine kavod con gloria. Ah sì? Ebbene, in questo video vedremo se questa asserzione corrisponde al vero oppure il contrario. Questa è una interlineare, ce ne ho altre una, due, tre, quattro più questa, poi ne ho moltissime altre in PDF, insomma. Non mancano le interlineare. Vedremo un pochino anche quello che è, in modo molto pragmatico, perché sennò questo video veramente va a durare molto, quello che è il pensiero del rabbinato anche nel Talmud. Come dire, noi abbiamo sempre saputo, no? So chi segue questi ufologi già ha capito quello che vogliamo dire. Insomma, in questo video veramente ci sarà da sbizzarrirsi, e quindi vi preghiamo di seguirci con attenzione. Sarà come sempre un video lungo, quindi magari chi è interessato può visionare un pezzo al giorno, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, insomma quello che vuoi. Benissimo. Nel video precedente, insomma, abbiamo parlato della fuoriuscita degli ebrei dall'Egitto, e ci si aspetterebbe che in questo video, no, si seguisse una certa cronologia e si parlasse dei 40 anni nel deserto. Ma adesso abbiamo preferito abbordare quest'altro tema, casomai un domani lo faremo, insomma non è un problema. Vogliamo anticiparvi che prossimamente uscirà un altro video dove parleremo della 70ª settimana, delle 70 settimane di Daniele, e affronteremo questo argomento, che è un argomento profetico, un argomento molto attuale, e stavamo pensando se dedicarlo anche al mondo ufologico ovvero no, e quindi forse lo faremo, forse lo dedicheremo sempre al mondo ufologico,
forse. E quindi aborderemo anche il tema del fatto che data c'ha il libro di Daniele, se le 70 settimane effettivamente si riferiscono a 70 settimane di giorni, ovvero come è 70 settimane di anni. Insomma, dimostreremo tutto questo alla luce proprio della Bibbia, sempre facendo finta, come dicono loro, se quello che leggiamo sia vero oppure il contrario. Quindi vi preghiamo di seguirci, insomma, i video stanno uscendo un po' a rilento, è il periodo, e quindi abbiate pazienza, però ogni tanto, sempre, se Dio vuole, un video esce. Benissimo. Allora, come abbiamo già visto nei video precedenti, quelli ancora prima del numero 14, abbiamo parlato di molte cose, veramente in questa apologetica abbiamo trattato un numero abbastanza importante di argomenti. Uno di questi è stato il fatto che comunque prima del diluvio, non so se ricordate, le nazioni non c'erano e quindi le persone, insomma, dovevano fare la giustizia, dovevano provvedere alla giustizia anche se le nazioni non c'erano. Questo non è stato fatto, organi nazionali non c'erano perché non c'erano neanche le nazioni, l'uomo non ha ottemperato alla giustizia, ai comandamenti di Dio, e quindi, insomma, questo non è stato fatto. Quando l'uomo non interviene, allora è intervenuto Dio e ha mandato il diluvio. Ecco, quando l'uomo non interviene, interviene Dio. In questo video parleremo anche dei cosiddetti terremoti. I terremoti, se vengono da Dio, se non vengono da Dio, se vengono da Dio, quali vengono da Dio e quali non vengono da Dio, e se tutti i terremoti che non vengono da Dio vengono solo dalla natura oppure ci sono anche terremoti creati artificialmente. E in questo video veramente ci sarà un po' da sbizzarrirci. Ma adesso torniamo al nostro oggetto. E quindi praticamente Dio manda il diluvio. Dopo il diluvio troviamo la creazione delle prime nazioni. Vi ricordate? Di questo ne abbiamo già parlato. Che sono 70, che poi in verità mi pare che sono 73, però si arrotonda e si dice le prime 70 nazioni che si trovano descritte in Genesi capitolo 10. Questo è molto importante. Benissimo. Quindi cosa comporta essere una nazione? Essere una nazione comporta diritti ma anche doveri, ovvero il contrario, doveri ma anche diritti. Quindi Dio crea le prime 70 nazioni e adesso Dio, creando le prime 70 nazioni, devono essere le nazioni a provvedere alla giustizia. Questo è molto importante. In precedenza non l'avevano fatto gli esseri umani, pur non essendoci le nazioni, ma comunque dovevano provvedere a, diciamo, a concretizzare degli organi giudiziari, insomma, mishpatim, giudici, shafat, giudice. E quindi, insomma, dovevano fare questo, e non l'hanno fatto, e adesso come nazioni, lo devono fare. Questo c'entra molto perché noi vediamo che una delle nazioni che dovrà nascere è proprio la nazione ebrea, la nazione di Israele, come dice la scrittura, chi benedice Israele sarà benedetto, chi lo maledice sarà maledetto. E quindi noi ottemperiamo al comandamento di Dio e benediciamo la nazione di Israele. Qualsiasi cristiano che non fa questo non è un cristiano. Questo si trova nel capitolo 12 della Genesi. Questo è molto importante. Ok? Bene. Con questo non stiamo dicendo che chi è ebreo automaticamente è salvato, no, perché la salvezza sia in Cristo Gesù. Loro lo hanno rigettato, quindi non hanno la salvezza, ma non per questo non li dobbiamo amare o non per questo non sono popolo di Dio. Assolutamente sì, di questo ne abbiamo abbondantemente parlato. Un passo su tutti, Gog e Magog, parla degli ultimi giorni, parla degli ultimi tempi, e addirittura Dio negli ultimi tempi chiama Israele il mio popolo. Ora è un popolo che deve essere salvato, questo è un altro discorso, ma pur popolo di Dio è.
Poi la gente si confonde e comincia a dire: ma noi siamo la nuova Israele. Attenzione, qui poi entriamo in un minestrone che non finisce più, perché non si conosce la parola di Dio. Ma per questo Dio, come è scritto, manda lo Spirito Santo affinché lo Spirito Santo dia luce, ma lo Spirito Santo si usa anche di, come è scritto nel Nuovo Testamento, in Efesi, e non solo, pastori, evangelisti, dottori della legge, missionari, cioè apostoli inteso come missionari, no? E profeti, cioè quelli che appunto predicano la profezia, anche se ci sono anche le profezie, appunto, ma adesso qui veramente entriamo in un altro discorso, e se n'è anche molto abusato di questo. Ma questa fa parte veramente di un'altra storia. Bene, stiamo, come dire, aprendo un po' di parentesi a destra e a sinistra, ma tutto poi descrive quello che appunto andremo, serve per, come dire, come cornice, no? Come cornice in quello che poi appunto sarà il vero e proprio oggetto, quindi il quadro della situazione. Bene, quindi, come già detto, la nazione ha doveri e anche diritti. Bene, i diritti di una nazione, questo c'entra moltissimo con l'oggetto del video. I diritti di una nazione sono possedere una sovranità territoriale. E sì, cari amici, se tu sei una nazione, devi possedere una sovranità territoriale. Devi possedere una sovranità monetaria, quella che ci hanno rubato a noi qui in Italia e in tutta Europa, ma questo è un altro discorso, e devi possedere degli, diciamo, un organo per la giustizia, quindi dell'organo giudiziario, dei giudici. Devi possedere, diciamo, delle forze di polizia interna, ok? Noi abbiamo la polizia, abbiamo i carabinieri, che Dio li benedica, e grazie per quello che fate per noi, già che ci siamo, vi salutiamo e, come si dice, benedite, quindi che Dio vi benedica. E insomma, e infine anche possedere un esercito, questo è molto importante, questi sono i diritti, poi parleremo un pochino meglio di tutto questo. Poi ci sono anche i doveri. I doveri sono ottemperare alla giustizia. Ottemperare alla giustizia nei confronti dei propri cittadini, garantire la giustizia ai propri cittadini, garantire l'incolumità pubblica, garantire anche la sicurezza da qualsiasi male possa venire dall'estero. Questo è molto importante. Gloria a Dio. Bene. Israele non era una nazione in assoluto, perché noi in Genesi 3:15 troviamo la promessa, e da lì, diciamo, inizia il lignaggio che poi Satana vuole subito distruggere, e quindi non c'era una nazione, però c'era il lignaggio, e quindi il lignaggio inizia, c'è tutta la storia, cerca Satana, come sempre, cerca di distruggere questo lignaggio, e quindi fa uccidere Abele da Caino, però poi il Signore ne alza un altro, insomma, e così via, così via, così via, fino ad Abramo. Ad Abramo arriva la promessa, gloria a Dio. E qui un attimino vogliamo entrare nella navigazione in diretta insieme a noi, quindi seguiteci. Ecco qua. Bene, allora in questo momento state vedendo che stiamo registrando e praticamente state navigando insieme a noi. Allora, dove dobbiamo andare? Ah, qua. Ok, allora andiamo ormai alla consueta pagina, anzi facciamo così, laparola.net, grazie a Dio per questo sito, lo diciamo spesso perché effettivamente è veramente un sito molto utile. Benissimo. Ok. Allora abbiamo detto che Abramo ricevette la promessa di diventare una nazione.
Ma appunto ricevette la promessa, ma non diventò una nazione. Questo si doveva concretizzare. Benissimo, intanto andiamo in Genesi, ok? Genesi 18:18, Genesi.18.18. Eccolo qua. Lo facciamo un pochino più grande. Ok. Concio sia che Abramo abbia pure a diventare una grande e possente nazione, vedi? Dovrà diventare una grande, una possente nazione, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Quindi qui abbiamo più profezie. Ecco qui che quando il mondo ateo, il mondo ufologico, il mondo gnostico, che ha a che fare col mondo ufologico, il mondo della New Age, che ha a che fare col mondo ufologico, la massoneria, che ha a che fare col, no, che ha a che fare, che è il fondamento del mondo ufologico, ci dice che noi siamo persone illuse, ma noi nella parola di Dio abbiamo migliaia di profezie che si sono stracompiute. E qui ce n'abbiamo una, che molto prima che Israele diventasse una nazione fu profetizzato che questa sarebbe diventata una nazione. E voi sapete la storia molto triste del popolo ebreo, che addirittura dovette subire molte persecuzioni e una dura schiavitù nell'Egitto, e prima ancora, appunto, scusate, prima di diventare popolo, comunque c'era il lignaggio, eppure con tutto ciò alla fine è diventata una nazione, esattamente come fu profetizzato non solo in Genesi 18, ma ad Abramo fu detto veramente molte volte che questo sarebbe accaduto. Questo è molto importante. Benissimo. Allora, quindi ad Abramo, come state vedendo, eccolo qua, gli viene fatta, eccolo qua, grande e possente nazione, gli viene fatta una promessa. E però la concretizzazione avverrà dopo la fuoriuscita degli ebrei dall'Egitto. Ecco. E questo si concretizza esattamente nel capitolo 19. Nel capitolo 19 c'è tutta quanta la storia, lo potete leggere, Esodo, capitolo 19, eccolo qua. Ok? Abbiamo anche fatto un video di 10 comandamenti dove spieghiamo un po' quello che qui è successo, quindi non ci ritorniamo su, ma in linea di massima, leggendo un po' tutto il contesto, no, a un certo punto il Signore gli dice a Mosè: vai dal popolo, dopo che Mosè salì su al monte Horeb, vai dal popolo, caro Mosè, e digli se insomma sono d'accordo, insomma. E loro praticamente dicono sì, siamo d'accordo, accettiamo, insomma. E così, insomma, c'è tutta la storia, e poi gli dà i 10 comandamenti. Benissimo. A quel punto, dandogli i 10 comandamenti, questo si concretizza in Esodo 20, e li ritroviamo nuovamente in Deuteronomio capitolo 5. Dandogli i 10 comandamenti, da quel momento il patto viene ratificato e viene stipulato, e da quel momento Israele ufficialmente è una nazione. Questo è molto importante, ricordiamo questa parola, una nazione. Quindi una nazione deve avere appunto una sovranità territoriale. Benissimo, poi ci arriviamo piano piano. Quindi in Esodo 20 Israele diventa una nazione, e quindi si va a concretizzare quello che abbiamo letto qui. In Genesi 18, Abramo abbia pure a diventare una grande e possente nazione. Ecco, questo si concretizza qui, in Esodo 20. Eccolo qua. In Esodo 20, il Dio gli dà i 10 comandamenti. Eccolo qua. Io sono il Signore, il Dio tuo. Questo è il primo comandamento, che ti ho tratto fuori dal paese di Egitto. Ok? I cattolici non riconoscono questo come il primo comandamento, ma noi non siamo cattolici, sia gli ebrei che noi, insomma, riconosciamo questo come il primo comandamento, ma di questo ne abbiamo già parlato. Poi quello che fanno gli altri a noi non ci interessa, anche se comunque rispettiamo, però noi seguiamo, insomma, la linea biblica, che poi in questo gli ebrei, insomma, e noi siamo più che, diciamo,
abbiamo lo stesso pensiero, insomma, questo è molto importante. Bene, quindi come già detto, se nasce Israele e se nasce la nazione di Israele, deve avere una nazione e quindi Dio gli deve dare una nazione. Ecco qui la terra promessa, terra dove scorre il latte e il miele. Bene. Ora, la domanda del milione è perché il Signore scelse Israele. Questa è la domanda del milione, caro mio. Perché il Signore scelse Israele? In fondo poteva scegliere, che ne so. Vabbè, noi gli italiani non c'eravamo, però facciamo finta. Poteva scegliere gli italiani, poteva scegliere i francesi, poteva scegliere i colombiani, poteva scegliere, dice, l'America non era stata scoperta. Sto un pochetto a scherzare, insomma. Vabbè, poteva scegliere l'Egitto. Ah, ma l'Egitto era ok, poteva scegliere, non lo so io, su, dalla parte, diciamo, della Mesopotamia. Insomma, poteva scegliere qualsiasi altra nazione. Però ha scelto il lignaggio degli ebrei. Che prima, appunto, non c'erano gli ebrei, ma c'era solo il lignaggio. Insomma, adesso non ci mettiamo a vedere il cavillo, per cortesia. Ha scelto loro, in poche parole. La domanda del milione è perché ha scelto loro e non ha scelto un altro. Bene, sempre facendo finta che credete a quello che c'è scritto. Bene, la risposta del perché ha scelto gli ebrei è semplicissima, è molto semplice. Ha scelto gli ebrei perché? Perché Dio è Dio. Vero è che Dio fa le cose e non deve essere sindacato, per carità, ma Dio fa le cose fatte bene, le fa con intelligenza e soprattutto le fa giuste. Questa è una prerogativa, una caratteristica di Dio. Dio ha scelto Israele semplicemente perché, essendo saggio, ha capito che non c'era un miglior candidato di lui. Forse perché, tutto sommato, e questo lo dovrò dimostrare, tutto sommato era anche il peggior candidato. E qui vado contro il pensiero giudaico, che loro dicono, ha scelto noi perché Dio ha offerto, e ti portano alcuni passi che significano tutto meno che quello, e Dio ha offerto la Torah agli altri popoli, ma gli altri popoli non l'hanno accettata. E allora l'ha offerta a noi, come dire, noi siamo più degni. Tanto per cominciare, non è così, almeno non c'è scritto questo, prima cosa. Seconda cosa, a voi eravate degni di ricevere la Torah. Infatti si è visto come Dio vi ha dato la Torah, e lo dico con massimo rispetto, ma noi dobbiamo predicare la parola di Dio, il consiglio di Dio come è. Come va dato la Torah, che cosa avete fatto voi? Avete fatto un bel vitello e l'avete adorato. Poi vi siete messi a fornicare, adulterare uomini e donne. Per non parlare di tutto il resto, che vi siete messi anche a sacrificare nel deserto lì con le Moabite, eccetera, eccetera. Quindi a me mi pare che qui, se c'è una nazione indegna sulla faccia della terra, quella era proprio la vostra, ma non solo la vostra, tutte sono state indegne di ricevere la salvezza di Dio. Ecco perché è per grazia, a cominciare dai 10 comandamenti. I 10 comandamenti, cari amici ebrei, non ebrei, ufologi, cristiani, goim, gentili, tutti noi, che siamo tutti indegni, e per questo ci dobbiamo amare tutti gli uni gli altri. I cristiani dobbiamo amarci con gli ebrei con i cristiani, tutti dobbiamo amarci, però dobbiamo dire quello che dice la parola di Dio. Quindi mi raccomando, qui il fatto è puramente dottrinale, che poi è la dottrina, è la parola di Dio che salva, attenzione. Allora, noi vediamo nella consegna, adesso siamo un po' in parentesi, quando c'è stata la consegna dei 10 comandamenti, lì c'è la grazia di Dio annunciata.
ora te lo dimostro. Non entriamo qui nelle letture perché sennò siamo qui 4 ore. Vado a chiudere. A un certo punto noi vediamo che Mosè, questa è una storia che sanno pure i bambini, figli di Ati, perché si sono visti i film in televisione, grazie a Dio per queste pellicole, a un certo punto Mosè va su per ricevere i 10 comandamenti e non solo. E sta su nel Monte Ore per 40 giorni, senza mangiare, senza bere. C'è stato 2 volte, poi c'è la diatriba, 2 o 3, ma c'è stato, 2 sicuro. Allora, parliamo della prima volta. È andato su nel Monte Oreb, c'è stato 40 giorni, il popolo ebreo vedeva che non arrivava Mosè, e che ha fatto? Si è messo a, come già detto, lo ripetiamo perché questo passaggio è importante per capire la grazia di Dio già nell'Antico Testamento, si è messo a adorare un vitello, da cui viene la paradoma, ma adesso questa è un'altra storia. Piccoli accenni, noi spariamo ogni tanto qualche freccetta. La giovenca rossa di numeri 19, insomma. E dicono, vabbè, qui c'è tutta, se è così, non è così. Però, insomma, di fatto, combinazione vuole che, insomma, loro adorarono questo, diciamo, questo vitello. Perché in Egitto erano anche un po' panteisti, adoravano la natura, il sole, eccetera, eccetera, e anche gli animali. Tra cui il vitello era un dio d'Egitto e quindi non si erano ancora scrollati, diciamo, da questo male dell'idolatria, e misero dopo tutto quello che videro di Dio, le 10 piaghe, il mar rosso che si apriva, la gloria di Dio, eccetera eccetera eccetera, dopo tutto questo fecero questo grande torto a Dio e quindi si misero appunto a adorare questo vitello. Inoltre a tutto questo si misero a ballare e si misero anche a fornicare e adulterio. Non vi dico quello che hanno fatto lì. Dio, che stava vedendo tutto questo, e questo è successo prima della consegna dei 10 comandamenti, e quindi essendo successo prima della consegna dei 10 comandamenti, perché se tu leggi la cronologia della consegna dei 10 comandamenti, i 10 comandamenti gli vengono consegnati alla fine dei 40 giorni, quindi Dio aveva visto tutto. Quindi, siccome è scritto, perché poi bisogna anche metterla insieme tutta quanta, l'ha scritto nel Levitico, mi pare 15:5, vado a memoria, che chi avrà fatto queste cose vivrà, punto. Mi pare che Levitico 15:5, vado a memoria. No, non è questo, non è Levitico 5, forse è 5:15. No, non è neanche questo. Mi sono dimenticato dove sta quel passo famoso. Lo vado a cercare sul cartaceo perché ve lo voglio dare, perché lo reputo importante. Io purtroppo ho la memoria che forse sarà 5:1, boh, oppure no, 5:1 è il coso. Vediamo, abbiate pazienza. Allora, vediamo, se io faccio così,
a mali estremi, estremi rimedi, e faccio così. Ah, perché non me lo dà. Ecco, è Levitico 18:5, vedi, non mi ricordavo dove stava. Ecco qua, l'ho trovato, ce l'ho fatta. Me l'ho dimenticato, pensavo che stava in 15:5 invece 18:5. Vabbè. Ragazzi miei, la mia mente se ne va. Comunque, la mia memoria, cioè. E Levitico 18:5 dice: osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il Signore. Bene, quindi vediamo che a un certo punto c'è la legge che dice, è la legge delle opere, però nel bel mezzo della legge delle opere c'è la grazia. Un altro passo su tutti che parla della grazia è Davide, quando dice: beato l'uomo che Dio perdona la propria iniquità, il proprio peccato. E noi vediamo la grazia praticamente dalla prima parola della Genesi fino all'ultima parola di Malachia. La stessa Genesi, quando comincia, che comincia con una ribellione, e l'uomo non aveva fatto nulla, assolutamente nulla, che meritasse, diciamo, di vivere, eppure Dio lo perdona. Ecco qui la grazia. E un altro passo, appunto, che sono veramente innumerevoli, lo troviamo nei 10 comandamenti, appunto, in Esodo capitolo 20, quando gli dà i dieci comandamenti, glieli dà alla fine, quando ormai il popolo aveva peccato, aveva fatto idolatria con questo vitello, aveva commesso adulterio, fornicazione, eccetera, 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 e non solo, poi altrove dirà che avevano attentato anche contro Aronne, se Aronne non avesse ottemperato alla costruzione, appunto, del vitello. E sembra che l'avrebbero proprio ucciso, sembra. Mo bisogna vedere poi bene se lui... comunque, per questo era giustificato, ovvero no. Qui c'è tutto un discorso, ma veramente qui è dall'oggetto centrale. Ora il Signore, che vedeva tutto questo, nonostante tutto, gli consegna i 10 comandamenti, le 2 tavole del patto, e poi gli dice a Mosè: Mosè, questi sono i 10 comandamenti del patto. Era il quarto patto. Ricordate, il primo patto è il patto edenico, del giardino dell'Eden, il secondo patto è il patto, appunto, di Noè, noaitico, poi abbiamo il terzo patto, che è il patto abramico, il terzo patto, e poi abbiamo il quarto patto, che è il patto della legge, e così via. Abbiamo fatto il video sui 7 patti, o patto, testamento, alleanza, accordo, in ebraico berit. E alla fine, insomma, il Signore gli dà le tavole del patto o le tavole della legge e gli dice: Mosè, queste sono le tavole, il patto viene fatto, adesso però vai, perché il popolo si è sviato, il popolo sta fornicando, il popolo sta adulterando. Fornicando, in linguaggio spirituale, significa adorare altri dì, in linguaggio materiale sappiamo tutti quello che significa. Ecco qui la grazia di Dio. Poi Mosè va, distrugge le tavole, tutto quanto, poi dovrà riandare su con tutto ciò, eppure Dio non viene meno al patto che voleva fare. Ecco qui la grazia. Ecco qui che Israele ha sempre dimostrato, come tutti gli esseri umani, di non meritare nulla. Anche noi non meritavamo nulla, ed è per grazia, perché noi siamo rappresentati da chi? Uno su tutti? Da Pilato, dai Romani. Gli ebrei l'hanno consegnato con tutte le profezie, tutte le prove che avevano. Poi arriva Pilato e dice: ma quest'uomo è giusto? E poi lo condanna. Ma come, è giusto e poi lo condanna? Dice la scrittura che chi, potendo fare il bene, non lo fa, commette peccato, e lui aveva il comandamento di fare il bene. Altro che me lavo le mani. Tu pensa che vai da un giudice, qualsiasi giudice, perché ti hanno rubato qualcosa, e gli dici: signor giudice, guardi, a me mi hanno rubato, che ne so, la macchina. E il giudice
ti guarda e dice: ah, io mi lavo le mani. Come? Come? Cosa? Cosa? Cioè, Pilato era un giudice, non poteva lavarsi le mani. Cioè, tu dici lui è giusto e poi lo fai crocifiggere. Wow! Quindi noi vediamo, cari amici, che in primis gli ebrei, ok, loro sono maggiormente colpevoli perché avevano la conoscenza, questo sì, ma a seguire anche noi. Quindi alla fine gli ebrei, Gesù è stato crocifisso primo dagli ebrei e poi anche da noi. Il braccio esecutivo è stato quello romano. Loro non lo potevano fare perché volevano farlo, ma non lo potevano fare perché la legge romana glielo impediva. Bene, con questo però non significa, ok, che, cioè, alla fine, attenzione, siamo tutti peccatori, Romani 3,23, tutti peccatori e tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio che si ha attraverso il dono di Dio che è Gesù il Cristo, Gesù il Messia. Bene, quindi perché Dio scelse, ecco, mo dobbiamo rispondere a sta domanda, perché Dio scelse Israele? Deuteronomio 7,7, lo andiamo a prendere, Deuteronomio 7,7, ma che sta a fa? Non ho messo il punto. Allora, ecco, come l'ho messo. Allora, ci dà la risposta e ci dice, sempre se facciamo finta che quello che leggiamo sia vero, come dice il mondo ufologico. Deuteronomio 7,7 dice, il Signore non vi ha posto affezione e non vi ha eletti perché foste più grandi di tutti gli altri popoli, più grandi, migliori, più belli, quello che te pare. Concio sia che eravate in minor numero che alcuno di tutti gli altri popoli, erano il popolo più piccolo, il popolo più insignificante, anzi non erano neanche un popolo, c'era solo un lignaggio. La nazione poi la farà Dio. E come tutte le nazioni, la nazione, forse non l'abbiamo detto prima, un'altra cosa che deve avere è una legge, una costituzione, uno statuto, e Dio gli dà la legge, appunto. Nel deserto, nel Monte Horeb, gli comincia a dare la legge, no, gli comincia a dare la legge gliela comincia a dare già dall'Egitto, che ne so, quando vediamo Esodo, capitolo 12, gli dà la Pasqua, lì ci sono decine di comandamenti, di questo ne abbiamo già parlato, ok? Lì addirittura gli dà il calendario, quello per legge doveva essere il loro calendario, che il capitolo 12 comincia con la consegna del calendario Nisan, che appunto dal primo di Nisan, questo sarà il primo giorno dell'anno per voi, ok? Poi arriverete fino al giorno 10, il giorno 10 prenderete un agnellino, poi lo terrete con voi 4 giorni. Ecco qui che questi sono tutti comandamenti. Il quarto giorno dopo il giorno 10, nel 14° giorno, allora lo scannerete. Attenzione, poi dopo lo dovrete mangiare, però lo dovete cuocere, però lo dovete cuocere non bollito. Questi sono tutti comandamenti, quindi noi vediamo che anche lo stesso Shabbat glielo diede strada facendo verso il Monte Ore. Quindi noi vediamo che la consegna, diciamo, i comandamenti Israele li ha cominciati a ricevere prima. E ne ha centinaia di comandamenti. Perché ogni nazione deve avere la propria legge. Questo è molto importante. Benissimo. Quindi, cari amici, abbiamo visto che Israele, essendo una nazione, appunto doveva avere una sovranità nazionale, una legge, e molte altre cose, tra cui anche qualcos'altra cosa che già abbiamo accennato, ma che vedremo tra un momento. Bene, quindi da Genesi 18:18, insomma, passano una marea di anni, insomma, e anzi da Genesi 18:18 vediamo che con Abramo cominciano i 400 anni, questo pochi lo sanno, ma adesso no, veramente non ci smettiamo a spiegare pure questo, se no non la facciamo più finita, cioè dura troppo il video, poi dopo già durano tanto, eccetera eccetera eccetera. Bene, ora
Ah, sì, ok. Va bene, mo questo qui lo sorvoliamo, insomma. Comunque, insomma, alla fine arriva il momento, cari miei. Adesso, insomma, sorvoliamo tutti sti 40 anni che sono successe veramente tante cose. Non fanno parte dell'oggetto del presente video. E quindi arriva il momento di entrare nella terra di Canaan. Nella terra di Canaan il Signore ha dovuto aspettare a farli entrare prima, anche perché voleva un pochino vedere determinate cose. Infatti, se noi facciamo finta di credere a quello che c'è scritto, come dite voi, vogliamo andare in Genesi, capitolo 15. Eccolo. In Genesi capitolo 15 abbiamo Abramo, abbiamo il Signore e abbiamo la promessa, un'altra promessa. Però c'è anche una certa affermazione molto importante che va dal 13 al 15. Eccola qua. Allora, l'affermazione dice: e il Signore disse ad Abramo: sappi pure che la tua progenie dimorerà come straniera in un paese che non sarà il suo, appunto Egitto. Servirà alla gente di quel paese, Egitto, la quale l'affliggerà. Ciò sarà per lo spazio di 400 anni. Da qui iniziano i 400 anni, attenzione. Ma altresì io farò giudizio alla gente alla quale avrà servito, poi essi se ne usciranno con grandi ricchezze. E tu te ne andrai ai tuoi padri in pace, sarai seppellito in vecchiezza. Nella quarta generazione essi ritorneranno qua. Ecco qui la frase: perciò che fino ad ora l'iniquità degli amorrei non è compiuta. Stiamo parlando degli amorrei che si trovavano nella terra di Canaan, come vogliate pronunciarlo. Ok? Quindi Dio è molto giusto, sempre se facciamo finta di credere a quello che vi è scritto. Ora, la domanda del milione è: ma qual è la st'iniquità dei cananei? La risposta ce la dà sempre la scrittura, no? Come dite voi ufologini, leggete la Bibbia, leggetela. Ma leggiamola, ma noi aggiungiamo però, attenzione a leggere la Bibbia con un verso fuori dal contesto. Così non si legge non solo la Bibbia, ma nessun libro. La Bibbia si legge alla luce di un contesto. Allora, se noi facciamo finta e andiamo a vedere tutto il contesto, ci sono una infinità di passaggi. Forse il più classico, il più famoso è Levitico 18. E lo andiamo a prendere ed eccolo qua. Levitico 18. Ora, se ci mettiamo a leggerlo tutto, veramente diventa compromettente per quanto attiene sempre il tempo. E quindi possiamo, che ne so, dove sta? Allora, che ne so, guarda qua, non accostarti a una donna mentre è appartata per la sua immondizia, cioè quando ha le mestruazioni, per riscoprire le sue vergogne. Tu pensa te che delirio fare una cosa del genere. Non giacere carnalmente con la moglie del tuo prossimo, contaminandoti con essa. Ecco qui i comandamenti che Dio gli dà al popolo di Israele. Tu pensa se qualcuno viene e si prende tua moglie. Non penso che tu che ti farebbe piacere. Poi dice: non dar della tua progenie per farla passare per il fuoco a, qui dice Molech, ma Moloch, vabbè, noi diciamo Moloch, qui è un linguaggio arcaico, a Moloch. Quindi non dar la tua progenie per farla passare per il fuoco a Moloch, cioè la tua progenie, i tuoi figli. I tuoi figli. Il mondo ufologo dice che Dio diceva agli ebrei di sacrificare i bambini. Questa è un'aberrazione, una bestemmia. Il Dio condannava queste cose. Il Dio ha detto agli ebrei di non fare queste cose. Siccome loro poi vogliono
cambiare le cose, prendono delle cose tipo quando nella scrittura troviamo scritto consacrami il tuo primogenito, ma consacramelo non significava sacrificarlo, ma che stai dicendo? Presentalo al tempio, ma che stai dicendo? Ma che stai dicendo? Mamma mia, ma dove lo trovo? Ma che Bibbia leggete? Sempre se facciamo finta di credere a quello che leggiamo e non profanare il nome dell'Iddio tuo. Io sono il Signore. Benissimo. Non giacere carnalmente con un maschio. Ciò è cosa abominevole. Ricordate la creazione? Dio crea l'uomo, crea la donna e dice che li creò maschio e femmina. Ok? Poi crea l'animale, gli animali, e non dice che li crea maschio e femmina. Questo è molto importante. Ecco perché noi vediamo poi che gli animali fanno cose che non devono fare, perché sono animali, sono bestie, che ne sanno loro? Mentre invece l'uomo, Dio lo specifica, maschio e femmina. Attenzione. E quindi qui appunto condanna tutto ciò che è omosessualità, non so se in italiano si dice lesbianismo, perché io poi col fatto delle lingue delle volte vado un tilt, eccetera eccetera eccetera. Comincia insomma, anche perché la natura ti insegna che insomma per fare un per creare vita, la natura ti insegna che servono due sessi opposti, ok? Per creare vita servono due sessi opposti. Questo insegna la natura. Poi quello che fanno gli animali, quella non è natura, anzi, gli animali, come vediamo, vanno contro natura. Parimente, non congiungerti carnalmente con alcuna bestia. Poi continua e dice, per contaminarti con essa e non presentisi la donna ad alcuna bestia per farsi coprire. Vedete, adesso leggeremo bene perché gli sta dando questi comandamenti. Perché questa è confusione? Non vi contaminate in alcuna di queste cose, concio sia che le genti che io scaccio dal vostro cospetto si siano contaminate in tutte queste cose e il paese è stato contaminato, onde io visito sopra di esso la sua iniquità e il paese vomita fuori i suoi abitatori. Io dico, ma voi fate finta di credere a quello che leggete? Allora si dice, noi abbiamo libertà di pensiero e di espressione, e poi mentite. No, questa non è libertà di pensiero e di espressione, e non è neanche vero quello che voi dite, quando asserite che fate finta di credere a quello che vi è scritto e che leggete la Bibbia tale e quale è scritta. No. Perché voi decontestualizzate, voi prendete un verso a destra, un verso a sinistra e decontestualizzate tutto. È come quando loro prendono gli ufologini che fanno le conferenze in giro per l'Italia e non solo, anche all'estero, soprattutto all'estero, praticamente che fanno loro? Prendono un vocabolario che dice che c'è un cavillo che dice una cosa lì a suo favore, però non ti leggono tutto il resto. Poi prendono un altro vocabolario che dice un'altra cosina lì che va a loro favore, però non ti leggono tutto quanto. Poi prendono un altro e ti fanno la cosiddetta rotazione dei vocabolari. Noi vi abbiamo sempre mostrato gli stessi vocabolari. Cari amici, ma voi ci volete proprio andare all'inferno? Ah, ho letto un'altra sciocchezza, che praticamente questi gnostici vanno dicendo che l'inferno non esiste. Senti te questi qua dello gnosticismo, cioè sono confusi più loro. Io già l'ho detto, lo voglio ripetere. Questi qua sono riusciti a confondere pure Satana e i demoni. Io penso che Satana gli pia un corpo se uno di questi gli va all'inferno, gli mette sotto sopra l'inferno, gli scatena una ribellione lì, una guerra tra tutti, una rivoluzione tra tutti i demoni. Satana c'ha i capelli dritti con questi, non ci sta più a capire niente. Hanno confuso tutto il mondo demoniaco. Ti dico, Satana sta, oddio, se me vengono qua all'inferno, che faccio?
Mamma mia, sapete che cosa dicono? Dicono l'ognosticismo. E poi ci fanno pure... Vabbè. Dicono l'inferno non esiste. Dice il paradiso non esiste. Ma soprattutto l'inferno, loro dicono, non esiste. Però poi che succede? Che se tu ci credi veramente, poi ci vai quando muori. Io penso che Satana sta con le flebbo adesso. Cioè, per me l'hanno ricoverato. Perché avete confuso pure lui, secondo me. No. Dice sì, perché poi la tua mente crea e io poi ho visto quelli delle esperienze premorte che sono andati all'inferno. È vero, ci vanno, perché poi l'hanno creato l'inferno e non esiste, però ci vanno. È un po' come com'era che c'è lo... Vabbè, mo non mi viene l'altro movimento. Comunque, Amap, state belli, state messi bene. Ma non è che voi andate lì in Messico, invece che andare per funghi qua in Italia, andate lì per funghi in Messico, andate a prendere peyote, vi siete presi in peyote. Vabbè. Allora, facciamo finta che quello che abbiamo letto, ok? Come dite voi, noi non dobbiamo fare finta, questo è per voi. Fate finta che quello che abbiamo letto sia vero, ok? Bene. Allora, Dio aspettò 400 anni, ok? Prima che l'iniquità, ok? Di questa gente fosse arrivata fino, come si dice, alle stelle. Okay. Ci fu un ateo che mi scrisse che voleva contendere con me in un video che ho fatto, non vi voglio dire quale, no, andate tutti lì a scrivere, a fare. No, i commenti al mondo ufologico lì abbiamo chiusi, già l'abbiamo spiegato perché voi non volete la verità e poi se fosse per voi dovremmo licenziarci e sta dalla mattina alla sera a scrivere con voi. Io ho una certa età e non mi metto a chattare. Se qualcuno vuole chattare, se mettesse a chattare con quelli dell'età sua, ok? Ecco, io queste sono cose che fanno i quindicenni e neanche tutti. Ecco, quindi niente, praticamente questa persona mi scrive e insomma io alla fine gli dico questo che vi ho appena detto a voi. Lui proprio non volendo sapere, questo era un ateo, è un ateo, non volendo sapere la verità, mi disse: ah, quindi Dio lasciò impuniti per 400 anni le persone. Cioè proprio non vogliono accettare la verità. A quel punto, io non mi ricordo se gli ho risposto, ma a quel punto ho preso e ho lasciato perdere, perché quando vedo che dall'altra parte c'è proprio una persona che non capisce. La risposta è molto semplice. Qui Dio sta parlando di castigarli come nazione. Questo non significa che non li abbia castigati individualmente, perché Dio castiga sempre individualmente le persone. Punto numero uno. Punto numero due, l'iniquità stava nascendo, non è arrivata ancora alle stelle. Quando è arrivata alle stelle, gli ha mandato Israele. È molto semplice. C'è sempre una risposta. Bene. E qui io, a proposito di castighi, sono deciso se farlo o non farlo, di aprire una parentesi e parlare dei terremoti, che è un tema molto dibattuto su Dio, parlare dei terremoti in questa sezione. All'inizio ho detto che l'avrei fatto, certo, porterà via molto tempo. Vabbè, me l'ho detto. E facciamolo. Allora. Dio castiga, sì, Dio castiga. In che maniera? In molte maniere. Bene. Un tema molto controverso sia nel cristianesimo che nell'ateismo è il fatto dei terremoti. Okay. Se Dio manda o non manda i terremoti. Allora, vogliamo essere il più obiettivi possibili, il più biblici possibili, ma anche il più giusti e razionali possibili. Sempre sperando che l'ascoltatore sia una persona
corretta. Perché, come già detto, tu puoi prendere un pezzetto di quello che dice la persona e fargli dire quello che vuole. Allora, o prendi tutto quello che ti dico, oppure non essere un vigliacco che prendi un pezzetto e poi ci fai un video e mi fai dire una cosa che io non ho detto. Ma me l'aspetto, perché comunque ci sono molti vigliacchi. Nel web circolano video con pezzetti presi. Come quando prendete la Bibbia, prendete un pezzetto qua, un pezzetto là, un pezzetto su, un pezzetto giù, e gli fate dire, che ne so, un passo su tutti, la Genesi, gli fate dire alla Genesi 1, e tutti quanti che piangono, dice no, perché è sceso il marziano, anzi i marziani hanno preso dell'acqua, poi hanno separato l'acqua di destra con l'acqua di sinistra, hanno creato una diga e tutto questo. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Nel principio creò Dio i cieli e la terra, pensa un po'. E la gente che piange, sì, i marziani sono scesi, hanno fatto la diga, sì, la diga di Corbara. No, vabbè. Ogni tanto il mio romano. Allora, dicevamo, i terremoti. Dio manda i terremoti? Guarda, io sono molto biblico. Okay, allora, ci sono terremoti, non tutti i terremoti vengono da Dio, non tutti i terremoti non vengono da Dio. Ecco. Che Dio manda i terremoti, un passo su tutti, te lo leggo. Isaia 13:13. Isaia 13:13. Isaia 13:13, anzi questa versione è un pochino arcaica. Boh, te metto la Luzzi. Allora, perciò io farò tremare i cieli, tremare, non si è mai visto. Come si chiama quando trema la terra? Terremoto. Quando trema il mare? Maremoto. Quando il mare si agita? Tsunami. Quando trema i cieli? Come si chiama? Non esiste un termine, perché non è mai avvenuto. Questo succederà. Io farò tremare i cieli, e poi dice, e la terra sarà scossa. Quindi, altro che terremoti. Dio li manda i terremoti, eccolo qua, è più chiaro di così. Dio li manda, ma non è che vengono tutti da Dio i terremoti, ci sono pure quelli che stanno in natura, che Dio non c'entra niente, è la natura. E poi ci sono anche i terremoti che fa l'uomo. Ah, e di questo parleremo. Ma andiamo passo passo. La terra sarà scossa dal suo luogo, si chiama spostare l'asso terrestre, questo l'ha detto Isaia. 750 anni avanti Cristo, il mondo ufologico dice Isaia non è del 750 avanti Cristo, c'è il proto Isaia e il vattela pesca Isaia. Va bene, allora senti, dalla tua sta data, de quando è Isaia? È dell'epoca di Cristo? Vogliamo fare finta una follia, perché è stato trovato anche, vabbè, una follia. È dimostrabilissimo che Isaia è del 700-750 avanti Cristo. Però vogliamo fare finta, proprio per far contento sto mondo ufologico, che è del tempo di Cristo? Ok, allora 2000 anni fa, che non è vero, è stato scritto che la terra sarebbe spostata dal suo luogo. Noi abbiamo fatto un video dove la NASA, telegiornali di tutto il mondo, studiosi in materia, scienziati, eccetera, 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 hanno annunciato che con lo tsunami di Socotra, di Sumatra, lì com'è, del maremoto, dello tsunami del Cile, di un altro che ora non ricordo, la Terra, l'asse della Terra è stato spostato e si sposterà ancora di più. Ecco qui che migliaia, altro che 2000 anni fa, 2750 anni fa, Dio lo aveva detto, e poi dite che la nostra fede è cieca. Non credere a questo significa essere come quell'animale che mette la testa sotto la sabbia, si chiama lo struzzo, e la Bibbia dice che lo struzzo è stato fatto da Dio stupido. Ora però l'uomo non è stato fatto stupido, ci vuole diventare lui lo stolto. Abbiamo fatto un video. Quindi la terra tremerà tutta quanta, a tal punto che dice Apocalisse che le montagne
scompariranno, non ci sarà più una sola montagna, le città crolleranno tutte. Tutto questo è stato profetizzato. Quindi sì, e Dio li manda i terremoti. Ma quando li manda i terremoti? È questa la domanda del milione. Quando il Dio manda i terremoti? Quando? Ve lo siete chiesto quando il Dio manda i terremoti? Quando Dio ha mandato il diluvio? Dio ha mandato il diluvio, no? Alcuni dicono Dio non manda i terremoti. Allora perché ha mandato il diluvio? Perché Dio manda il diluvio e non manda i terremoti? E questo passo qua come te la metti? Vabbè, andiamo piano, andiamo per ordine. Dio ha mandato il diluvio perché? Perché l'uomo non ha ottemperato la giustizia. E cosa faceva? Abbiamo fatto il video, non ci torniamo sopra. Faceva Hamas, si chiama Hamas, come la cosa terroristica lì, il gruppo terrorista. Hamas cosa significa? Qualunque cosa è male è chiamato Hamas. Adulterio, violenza, uccidere, violentare, torturare, rubare, strozzinaggio, ingannare, mentire, insomma, qualunque cosa sia male è chiamato Hamas. Bene, nella terra era piena, dice la scrittura, di Hamas. Abbiamo fatto il video appunto quando abbiamo parlato del diluvio in questa serie di video in risposta al mondo ufologico. Bene, quindi quando l'uomo non ottempera alla giustizia manda il terremoto. Bene, andiamo piano. C'è un documentario in rete, lo trovate anche in italiano, molto interessante, sulla prostituzione in India. Io vi invito a vederlo. C'è sto giornalista, sto ragazzo che veramente ha fatto un documentario, gli faccio i complimenti perché ha rischiato poi anche la vita per farlo, della prostituzione in India. E a un certo punto lui ha visto con i propri occhi, già lo sapevamo, ma lui è un'ulteriore conferma, che il 50% della prostituzione in India, e non solo in India, poi vedremo, il 50% che muove un capitale di migliaia di miliardi di dollari, di euro, il 50%, solo il 50%, è minorile, anche bambini piccolissimi, obbligati e venduti non solo da chi che sia, ma dai propri genitori, cioè i propri genitori fanno i figli e poi vendono questi bambini. Adesso ci arrivo. Vogliamo parlare di Sumatra? Socotra, Sumatra, quello che è? Il più, forse, più, credo che lì addirittura è più del 50% della prostituzione è minorile, è infantile, di questa gente qua. E sono gli stessi genitori, i governi sono consenzienti, fanno vedere, fanno cosare, sono consenzienti. Bene, cosa fa la comunità internazionale? Se ne lava le mani. Bene. Cosa fa la popolazione internazionale? Bene. Il turismo occidentale è il numero uno per andare lì in quei posti e consumare quella schifezza. Ci sono ogni anno milioni di milioni di milioni che vengono dall'Europa, dagli Stati Uniti, soprattutto e non solo, il cosiddetto primo mondo, per andare lì e consumare questo. Oh, bene. Andiamo piano, Dio manda i terremoti, benissimo. Perché Dio ha mandato il terremoto? Sono morti i bambini, dicono. Bene. Prendetela tutta. No? Ah, queste cose non si pensano. Vi sfuggono. Oh, siete così santi. Dio ammazza i bambini. Dio non ammazza i bambini. Perché Dio è la via, la vita è la verità. Dio è la vita. Togliere dal corpo qualcuno, per Dio, non è ucciderlo. Perché quello continua a vivere lassù. Ah, e te lo toglie dalle tue mani, che tu vai lì
e magari tu che stai vedendo questo video fai parte di una di quelle milioni di persone che va in questi posti per consumare questa robaccia. Ah. E per toglierlo dalle tue mani schifose, Dio lo toglie dal corpo. Ecco qui che Dio manda un terremoto a Sumatra. Per togliere dal corpo quei bambini e continuare a stare in vita su, e mandare quelle persone, quei genitori che hanno venduto i propri bimbi all'inferno. Dio fa questo? Dio fa questo. Sì, lo fa. È ingiusto? Ah, è ingiusto? Se per te è ingiusto vuol dire che tu approvi queste cose, perché il governo non fa niente, perché la comunità internazionale non fa niente, perché se vai lì a documentare queste cose t'ammazzano, e perché ci sono decine di milioni di europei e americani eccetera eccetera che ogni anno vanno lì a consumare questa roba, e non solo. I paesi coinvolti in questo sono tantissimi, guarda caso sono i più colpiti da queste sciagure. Ma vediamo la restante quantità di terremoti, che non vengono da Dio, perché non vengono tutti da Dio, vengono tutti dalla natura. L'uomo, che è così santo, dice di essere così santo, ha creato dei macchinari che sono in grado di modificare il clima e di provocare catastrofi naturali con terremoti, tsunami, desertificazioni, inondazioni, e chi più ne ha più ne metta. Bene. Le macchinarie presenti nel mondo sono molte. La più famosa, ma non è l'unica, ma parleremo di questa perché è la più famosa, legata a Nikola Tesla, che forse tu non sai manco chi è, e si chiama HARP, si scrive H-A-A-R-P, HARP, ok? Bene. Ora, sicuramente l'ascoltatore si metterà a ridere e dirà che noi facciamo parte di quei quattro svitati nella rete che dicono queste cose. Quattro svitati nella rete che diciamo queste cose. Bene. Allora io, siccome mi piace sempre documentare quanto detto, tra l'altro c'è anche un documentario su internet dove intervistano dei grandissimi scienziati che parlano delle scie chimiche. Lo stesso Di Pietro è stato intervistato e gli è stato chiesto delle scie chimiche, l'ha messo Di Pietro, perché ARP e scie chimiche sono collegati. Vi vorrei parlare di un certo Bernard Östlund, dell'università, è un fisico dell'Università della Columbia. Ecco. E questo fisico dell'Università della Columbia lavorò al HARP. Questo fisico, ti do il nome, Bernard Östlund, denunciò il HARP di avergli nascosto il vero proposito di questo, cioè la guerra climatica, anche attraverso terremoti, tsunami, inondazioni, desertificazioni, eccetera. Un altro nome è Fabrizio Zavaria Velasquez, membro del Centro Nazionale di Investigazione nelle Scienze nella nazione di Bolivia. Scusate se non vado dritto, non sto leggendo in italiano, quindi devo leggere e tradurre. Allora, Fabrizio Zavaria Velasquez, membro del Centro Nazionale di Investigazione delle Scienze della Bolivia, ha denunciato il HARP come una macchinaria che, fra i vari scopi, ha quello di creare appunto terremoti, tsunami, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, cari amici, se qualcuno pensasse che siamo i soliti svitati, siamo in buona compagnia. Georgi Vassiliev. Questa è roba russa e pronunciare sti nomi per noi è tutto un programma. Georgi Vassiliev, non so come si pronunci. Questo è un fisico dell'Università di Mosca, Lomonosov. Non so come si pronuncia, anche lui denunciò il HARP. Se avete visto, non so se c'è qualcosa in italiano, lo stesso History Channel ha dedicato una puntata al HARP, dicendo appunto
e facendo parlare molti scientifici, molti scienziati. Un altro appunto per quelli che pensano che siamo degli svitati, che diciamo queste cose, c'è un altro nome, che questo è stato nota come cosa, il famoso dissidente della CIA Edward Snowden, ok? Che uscì fuori dalla CIA e parlò sulla natura bellica del HARP e ha consegnato alla Russia dei documenti classificati al governo di Putin. Un altro è stato il leader del Partito Liberale Democrata della Russia, l'LDPR, Vladimir Zirinovsky, scusate questi nomi, ha messo sotto sopra un po' l'opinione pubblica nel 2011, quando minacciò gli Stati Uniti e la ONU nel 2011 con delle nuove armi che erano capaci di causare tsunami e altre catastrofi. Questo fu pubblicato, fu reso pubblico questo. Sempre se i paesi occidentali avessero bloccato l'ingresso di un paese russo all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Questo è successo nel 2011. In risposta a Begic, come si dica, lo scientifico del HARPEC, ovviamente poi il HARP cerca di proteggersi, Umram Inan dichiarò alla rivista Pop Science che l'investigatore, lo scienziato, si trovava completamente fuori nelle sue conclusioni e nei suoi ragionamenti, in quanto l'intensità delle antenne del HARP era talmente piccola che non poteva far danno neppur a una mosca. Ovviamente il HARP manda i suoi propri scienziati a dire: negate tutto. Hostess, com'è il vino? Buono, sì, buono, certo. Dice, è un po' come la storia, no, di Hitler. Vi ricordate la storia di quel mascalzone schifoso? Che l'Inghilterra mandò, mi pare, il suo primo ministro, che poi appunto poi dopo di lui prese il posto Church, il primo ministro, e gli disse, che mo non mi ricordo il nome, vado a memoria, gli disse l'Inghilterra: vai da Hitler e digli che intenzioni c'ha, insomma, perché qui noi ci stiamo un po' a preoccupare. E questo andò da Hitler e aspetta che metto il segno qua, questo andò da Hitler e gli disse, insomma, Hitler, insomma, mo ve la dico in modo mio, dice, ma tu ma che intenzioni c'hai? E Hitler gli disse, e questa storia, gli disse, che intenzioni c'ho? Ma che io? No, no. Ma che ci vuoi attaccare? Io? No. Viva la pace, viva la pace, shalom a tutte le mondi. Sì, sì. Ah, ma quindi tutto a posto, stai tranquillo, stiamo tranquilli. Dice, e che fa? Questo torna in Inghilterra e scende dall'aereo, c'è la famosa, insomma, foto, che scende dall'aereo con la bandierina bianca, tutto a posto, ha detto di stare tranquilli, quindi tutto a posto. E c'era Church, che ha detto, ma che siete pazzi? A credere a questo qua, questo è un pazzo, questo è un criminale. Dice, no, ma che sta scherzando? Ma ha detto tutto a posto. Dopo un po' arriva Hitler, gli bombarda tutta l'Inghilterra, comincia a ammazzare tutti, a far macello. Tra l'altro Hitler era di sangue giudeo, per chi non lo sapesse. Ed era mezzo imparentato con i Rothschild. Ma non vi sto qui a spiegare tutto, queste cose pure non le diciamo noi, perché queste 13 famiglie del lignaggio satanico che fanno capo tutte quante poi a Babilonia la Grande, controlla tutto, spesso fanno fare i figli con altre famiglie che non portano il loro nome, nascono altri, insomma c'è tutta la storia. Se volete leggere qualche libro a riguardo, per esempio Lignaggio degli Illuminati, non so se c'è pure in italiano, comunque, ma che Hitler aveva sangue giudeo non lo diciamo noi, i più grandi esperti al mondo l'hanno detto,
altra cosa che vi vogliamo dire. Quindi, hostess come il vino, buono, dice, ha detto Hitler, de sta tranquilli. Eppure qui, il Harpe manda sto scienziato e dice, chi? Noi facciamo i terremoti? No, ma no, ma gli antini non fanno niente, non uccidono neanche una mosca, ma stai tranquillo. E quindi, insomma, il Harpe mandò subito a fare questo Umram Inan, a fare questa dichiarazione alla rivista Pop Science. Subito dopo, in risposta a questa falsità, venne subito un altro membro del progetto, sempre Harpe, del progetto che ha partecipato nel laboratorio di investigazione di veicoli spaziali della Forza Aerea. Questo era il dottor Paul Cossey, il quale dichiarò in una intervista nel 2008 che la tecnologia è capace di accendere l'atmosfera e mettere il pianeta sotto sopra. Fu detto che, ovviamente, essendo tutto coperto da un grande segretismo, questo impedisce vedere le cose tale e quali sono. Un altro, appunto, uno che, se chi pensasse che noi siamo delle persone che abbiamo delle chimere in testa, un altro che ha avuto delle chimere in testa è stato l'ex ministro delle finanze giapponese Eiso Tekenaka, il quale denunciò che gli USA li hanno minacciati di essere colpiti col HARP. Inoltre, per chi segue le cose con la lente di ingrandimento, sa perfettamente che nel dopoguerra, nel 1945, che viene creata l'ONU, eccetera, 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 fu fatta una risoluzione la quale diceva che veniva proibita la guerra climatica da chi che sia. Quindi, a tutti quelli che dicono che Dio manda i terremoti, la differenza è che se Dio manda un terremoto, quando lo manda per distruggere il male, come abbiamo visto appunto con Sumatra, lì, eccetera, eccetera, eccetera. Quando invece è l'uomo a mandare i terremoti, lo fa per creare male. Abbiamo una infinità di prove che l'uomo sta modificando il clima, è l'uomo che sta modificando il clima, è l'uomo che sta facendo una marea di terremoti, di tsunami, che non ci sono mai stati nella storia così, dicono gli ignoranti. Che i terremoti ci sono sempre stati, questo lo dicono gli ignoranti, perché i terremoti ci sono sempre stati, 1, 2, 3, una tanto, ma oggi ci sono ogni anno migliaia di terremoti, e questo è successo dal 1900 in poi, come è stato profetizzato, che nell'ultima ora, dell'ultimo momento, i terremoti sarebbero aumentati. E da pochi terremoti, da 7-8 terremoti, siamo passati a ogni anno centinaia di terremoti. E migliaia di migliaia di migliaia ogni decada sono aumentati a dismisura, più del 100% dal 1900 ad oggi. I terremoti non ci sono mai stati come ci sono oggi. Mai. E questo è stato profetizzato. Ancora una volta la Bibbia si dimostra attendibile. Quindi, a quelli che dicono che Dio manda i terremoti ed è cattivo, a me sembra che l'uomo è una bestia, un animale. Abbiamo aperto questa parentesi, ci è sembrato doveroso, sicuramente ci sarà un polverone, una polemica infinita, solo Dio sa le ripercussioni, ma noi andiamo avanti. D'altronde tocca dirle la verità, c'è niente da fare, dalla bocca esce quello che c'è, te lo dico alla romana, nel cuore. Bene, e poi tu che giudichi Dio, ma qual è la tua morale?
Voi dite non bisogna avere la Bibbia per avere la morale. Non è vero, perché la Bibbia parla di morale e ti dà la legge morale. Fuori dalla Bibbia non c'è legge morale. Chi dice ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Tu dici che Dio sbaglia. Dove sta scritto? Dove sta scritto? Quando tu dici che Dio sbaglia facendo una cosa, come fai a dimostrarlo? Chi dice che è giusto e che è sbagliato? Chi lo dice? Ha detto Kent? E chi se ne importa quello che dice Kent? Te lo raccomando poi, Kent. Te lo raccomando. Chi lo dice? Un filosofo? A chi se ne importa? A me quello che dice un filosofo non me ne importa niente. Chi dice quello che è giusto e quello che è sbagliato? Fuori dalla Bibbia non c'hai morale. Infatti si è vista la morale che c'è fuori dalla Bibbia. Bene, ora, Dio castigò le genti per queste cose. Castigò i cananei per queste cose e adesso li aveva castigati nel passato non come nazione, adesso era giunto il momento di castigarli come nazione. E li scacciò dalla terra di Cana, Levitico 18:25. Allora, lo abbiamo già letto, quindi non ci torniamo sopra. Ovviamente sempre se facciamo finta di credere a quello che leggiamo. Ora, che succede? Che come già detto, Dio crea la nazione di Israele, ovvero fa sì che gli ebrei diventino una nazione, e come già detto, una nazione ha diritti e doveri. Avendo dei doveri ha anche dei diritti. I diritti, appunto, già li abbiamo descritti, e uno dei più importanti è quello di possedere una sovranità nazionale. Il secondo diritto è quello di possedere un esercito. Dio quindi crea un esercito agli ebrei. Ora, siccome questo dell'esercito è un tema molto polemico nel mondo cristiano, vogliamo subito precisare che noi qui non stiamo a discutere l'utilizzo che l'uomo ha fatto delle cose, perché se noi andiamo a vedere l'uso che l'uomo ha fatto degli eserciti, nella storia è sempre stato disastroso. Okay. Mentre invece noi andiamo a esaminare la situazione di per sé. Per esempio, l'esercito a che serve? L'esercito serve perché se qualcuno ti invade, tu ti devi difendere. La polizia a che serve? Se qualcuno ti fa del male, chiami la polizia e ti protegge. Sono cose legittime. Poi se l'uomo ne fa un brutto uso, quello è un altro discorso. Noi non stiamo parlando adesso dell'uso dell'uomo che ha fatto di queste cose, cominciando dagli eserciti, ok? Ma semplicemente del fatto che il Dio comunque ha fatto sì che le nazioni avessero un proprio esercito per garantire la sicurezza, ok? Delle persone che vivono dentro quella nazione. Okay? A tutti noi ci piacerebbe, okay, uscire, no? E come dicevano negli anni 60, love, 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 amore, 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 ok? No, non è love, 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 ok? Anzi, tu esci fuori, ok? E non sai molte volte se puoi ritornare a casa. Ti possono scippare, ti possono rubare, ti possono fare del male, ti possono fare tante cose. Viviamo in un mondo dove oggigiorno l'incolumità pubblica è nella sua massima espressione per quanto riguarda la forte crisi di violenza che si sta abbattendo, che sta colpendo completamente questo mondo. Ogni tanto qualcuno viene, prende un fucile e comincia a sparare, a fare, a cosare, qualcun altro si fa scoppiare, qualche esercito prende e attacca una nazione perché vuole conquistare i suoi beni materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. Quindi l'esercito serve a questo. Che poi l'uomo ne fa un brutto uso, quello è un altro discorso, ok? Quindi qui non si sta discutendo questo, non si sta discutendo dell'uso che l'uomo ha fatto. Dio crea una nazione e gli dice
questo è il vostro esercito. Bene, quindi Dio stabilisce un principio di autorità. Dio, fino a quel momento, diciamo, fino al momento della questo l'abbiamo già detto, lo vogliamo ripetere, fino al diluvio non c'erano le nazioni. La giustizia la doveva fare l'uomo, non l'ha fatta, l'ha fatta Dio. Poi Dio crea le nazioni. Con le nazioni, ovviamente, ogni nazione deve avere la sua sovranità territoriale, il suo esercito, eccetera, eccetera. Dio dà la spada della giustizia a ogni nazione. Adesso ci devi pensare tu. Occhio, se non lo fai, poi dopo ci penso io. E infatti le nazioni non ottemperarono a far giustizia, soprattutto i cananei. Allora Dio dice agli ebrei: adesso voi entrate come mio braccio esecutivo, e questi qua che vanno sacrificando bambini ai demoni, e questo viene non solo denunciato dalla Bibbia, ma viene riscontrato anche dall'archeologia. Adesso questi qua voi li fate fuori. Alcuni dicono: perché Dio ha fatto ammassare anche dei bambini? Tanto, a parte quel passo rarissimo che si trova, che dice, che parla dei poppanti, normalmente i bambini erano già bambini che prendevano e te potevano pure ammazzare. Altro che, prima cosa. Seconda cosa, l'abbiamo già detto, ma comunque di questo ne parleremo. Intanto Dio non è che ti uccide, perché tu uccidi, ti togli dal corpo e continui a vivere, con la differenza che se tu cresci venendo da quel ceppo, una volta che cresci tu diventi grande e fai il peccato, te ne vai pure all'inferno. Ma adesso questa cosa è sulla Dio ti evita quello, se facciamo finta di credere a quello che c'è scritto. Ma adesso non vogliamo deviarci troppo dal presente soggetto. Ora, le principali autorità sono la famiglia, il governo, i tribunali e ovviamente lo stesso esercito, le forze dell'ordine, no? Ok? Grazie a Dio. No, o sei contro pure le forze dell'ordine? Spero di no. Quindi Dio istituisce gli eserciti nella creazione delle nazioni, Genesi 10, e nella creazione dell'esercito Dio sancisce dopo il diluvio un principio biblico che si trova in Genesi 9:6. Genesi, e lo vado a prendere, 9:6, e dice: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio, vabbè, questo adesso non lo vogliamo visitare, questo passo. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo. Ecco qui il principio biblico. Ecco qui a cosa servono le forze dell'ordine. Ecco qui a cosa dovrebbero servire gli eserciti. Ecco qui a che è servito l'esercito di Israele, che ora vedremo dove lo crea. L'esercito di Israele. Perché i cananei avevano sparso il sangue dell'uomo, dei bambini, sacrificandoli ai demoni, e Dio qui dice: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo stesso. Principio biblico. Bene. Ora, com'è che voi negate il peccato originale e vi nascondete dietro agli ebrei? Ma gli ebrei del giudaismo moderno negano il peccato originale semplicemente perché, se riconoscono il peccato originale, devono riconoscere anche Gesù il Messia. Gli ebrei sono anti-messia per natura, il giudaismo parlo, non gli ebrei, il giudaismo. Vabbè, la maggior parte degli ebrei poi sono atei, ma il giudaismo moderno, abbiamo parlato anche del giudaismo antico, che addirittura credeva in più persone che erano Dio. C'era anche il famoso Metatron, ne abbiamo già parlato, ok? La Trinità nel giudaismo antico, c'è il titolo, lo potete visionare.
Quindi voi voi volete cercare, quando vi conviene, no, l'avallo da parte del giudaismo. Ma se noi facciamo finta di leggere, e qui però voglio fare cos'ha, facciamo finta di credere a quello che c'è scritto. Se noi andiamo in Genesi 4:7, è scritto: se fai bene non rialzerai tu il volto, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta. Qui parla di peccato. Se fai finta di credere a quello che c'è stato, la morte, l'uccisione, la violenza, Israele stesso poi verrà cacciato dalla terra di Canaan per il peccato. E voi dite che non c'è peccato? Ma tu, ma dove vivi? Ma che state sulla luna? Forse sulla luna non trovi il peccato. Forse, non so neanche. Perché tutto il creato è contaminato. Quindi pure sulla luna c'è il peccato, stando a questo. Beh, Genesi 18:20. L'Eterno disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, siccome il loro peccato è molto grave, eccetera, 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 il peccato. Ah, no, quello non è peccato. E allora non fate finta di credere a quello che c'è scritto. È inutile che cercate appiglio dagli ebrei. Io l'ho già detto, sono antimessia. Non possono riconoscere il peccato, sennò tutto il loro ambaran crolla. Che amarezza. Ma perché ti sei scordato Levitico 18? Ah, lì non c'è peccato in Levitico 18? Quello che facevano lì, allora quello che facevano i cananei che è? Santità. Se il peccato non c'è, che cos'è la santità? Che cos'è? Bene. Levitico 18, come già detto, parla di peccato. Ma non solo, vogliamo leggere Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, dal 29 al 32. Quando l'Eterno il Dio tuo avrà sterminate davanti a te le nazioni, là dove tu stai per entrare a spodestarle, perché fanno quello che facevano quello che appunto abbiamo letto, quando le avrai spodestate, ti sarai stanziato nel loro paese, guardati bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che saranno state distrutte davanti a te e dall'informarti dei loro dei, dicendo: queste nazioni, come serviamo esse ai loro dei. Mo anch'io vo' fare lo stesso. Prendiamo la Nuova Diodati, che è un pochino meno ostica nella traduzione. 29:32. Quando l'Eterno, il tuo Dio, avrà sterminati davanti a te le nazioni che tu stai per andare a spodestare, quando le avrai spodestate e dominerai nel loro paese, guardati bene dal cadere nel laccio, seguendo il loro esempio, dopo che sono state distrutte davanti a te, e dall'informarti dei loro dei, dicendo: come serviamo queste nazioni, i loro dei, farò anch'io così. Ok, poi vogliamo leggerlo fino alla fine per avere il quadro ancora migliori. Tu non farai così con l'Eterno, il tuo Dio, perché con i loro dei esse hanno fatto tutto ciò che è abominevole per l'Eterno e che egli detesta. Hanno persino bruciato nel fuoco i loro figli e le loro figlie in onore ai loro dei. Cosa abbiamo letto prima? Il sangue di colui che avrà sparso il sangue sarà cosparso. Questi andavano distrutti, sempre se facciamo finta. Nota bene che non solo uccidevano i bambini, ma uccidevano i propri figli. Hai capito? Ma voi fate finta di credere a quello che c'è scritto.
E poi dice: avrete cura di metterle in pratica tutte le cose che io vi comando. Quindi è tutto l'opposto. Dio non ha mai detto di uccidere i neonati. Dio ha di sacrificare neonati a lui. Quando ha fatto ammassare dei bambini perché facevano una guerra, oppure c'è un passo dove parla di poppanti, ma di questo noi piano piano stiamo dimostrando tutto. Piano piano, cioè abbiamo il nostro tempo. Questo è il 15° video, ne abbiamo fatti 14, questo è il 15°, guardateli tutti uno a uno. Fino adesso nessuno è riuscito a smontare un solo video di quello che abbiamo fatto, tranne che dire cose sciocche senza senso. Bene, Deuteronomio 18, Deuteronomio 9:14 dice: quando entrerai nel paese che l'Eterno il tuo Dio ti dà, non imparerai a seguire le abominazioni di quelle nazioni. Non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco, né chi pratichi la divinazione, né indovino, né chi interpreta, eccetera, eccetera, eccetera. Il passo chiave: che non si trovi in mezzo a te chi faccia passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco. Cioè, i genitori uccidevano i propri bambini. Loro dicono, no? Leggete la Bibbia. Leggetela sta Bibbia però. Ma leggetela in contesto e non decontestualizzando. Allora, quindi, leggiamola e facciamo anche finta. Chi condanna Dio, chi sta facendo video per condannare Dio, sta provando queste cose. Attenzione, perché da quello che ti esce dalla bocca sarai giudicato. Quindi Dio, creando la nazione degli ebrei, gli dà un esercito che... ripeto, non stiamo parlando dell'uso che poi l'uomo ne ha fatto nei millenni, ma di questo ne abbiamo già parlato. È come quelli che ce l'hanno con le religioni, no? Ma che c'entrano le religioni con la Bibbia? Il fatto che poi l'uomo ha fatto un uso cattivo della Bibbia, che c'entra con la Bibbia? Anzi, in questo noi ci troviamo in perfetto accordo con il mondo ufologico nel fatto che anche noi non amiamo le religioni. Perché le religioni trovano il tempo che trovano. Anche noi che siamo evangelici, quelli che sono evangelici e non sono convertiti a Cristo, ma alla propria religione, sono le peggio persone che si possono incontrare, per carità. E non sono neanche pochi. Attenzione, questo vale per tutti i movimenti, non solo per noi evangelici. Quindi abbasso le religioni, poi per carità, massimo rispetto, ma noi non siamo religiosi. Noi siamo figli di Dio, noi predichiamo Cristo ed esso crocifisso e noi abbiamo la Bibbia, ok? Benissimo, poi le religioni non ci importa niente, hanno solo fatto male, sempre del male, hanno sempre ucciso, ma che cosa hanno fatto? Ma le religioni l'hanno fatto, che c'entra Dio? Bene, Deuteronomio 20 ci dice appunto che Dio prepara Israele e gli dà l'esercito e gli dice: quando andrai in guerra contro i tuoi nemici, ecco qui, Dio dà un esercito a Israele, quando andrai in guerra. Ok. Qui in questo passo del preparare preparare l'esercito, del dare un esercito a Israele, si vede anche tutto l'amore di Dio nei confronti del suo popolo e nei confronti anche dell'umanità. Ma non mo, adesso questo lo vedremo, poi se veramente Dio avrebbe detto di sterminare i cananiti o i cananei, chiamateli come vogliate, veramente senza nessuna possibilità, perché purtroppo la maggior parte delle persone non conoscono la Bibbia. E adesso ve lo dimostreremo. Dio avrebbe detto di entrare in gamba tesa? Sì? Sei sicuro?
Guardate, troverete molte sorprese seguendo i nostri insegnamenti. Mi rivolgo al mondo ufologico. Beh, quindi, Dio, in Deuteronomio 20, appunto, prepara, appunto, crea l'esercito, ma dimostra tutto quanto il suo amore. Per esempio, il Dio, quando crea l'esercito, sai che non obbliga nessuno ad arruolarsi? Ah, no, Dio non obbliga. Non obbliga nessuno. Dove è scritto? Qui. Qui è scritto. Allora, dove sta? Eccolo qua, verso 8. Poi gli ufficiali parleranno ancora al popolo dicendo: c'è qualcuno che ha paura e a cui viene meno il coraggio? Domanda. Vedi, anche loro facevano le domande del milione. Se c'è, se ne vada e ritorni a casa sua, perché il coraggio dei suoi fratelli non abbia a venir meno come il suo. Quindi, se c'era un, come si dice, un fifone, e che non voleva andare a combattere, poteva farlo. Hai capito? E poi mi dicono che Dio è cattivo. Hai capito? Hai capito? Ma voi, ma la conoscete la Bibbia? Ma secondo me, scusate la mia franchezza, c'è molta ignoranza in mezzo di voi. Io sono sicuro che delle cose che stiamo dicendo, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, voi, ufologini, se sì e no, conoscevate il 10%, sì e no. Perché la Bibbia non ve l'ha mai spiegata nessuno che la conosce veramente. Andate a nutrirvi dai massoni. I massoni non vi diranno mai la verità. Andate dal popolo di Dio per conoscere la Bibbia. A parte che pentitevi, inginocchiatevi, pregate Dio e vedrete come lo Spirito Santo vi aprirà la mente. E che non lo fate, non pregate, non pregate. Non vi inginocchiate, non alzate le mani, non dite: Signore, illuminami, aiutami, gloria al tuo nome. Non invocate Dio e quindi non cercate, non trovate, non domandate, non ottenete risposte. Questa è la verità. E andrete nell'inferno. E no che l'inferno non esiste e poi ci vai lo stesso perché ci credi e te fai infilma in testa, come dicono questi qua che vanno in giro nel web, che mamma mia, che gente. Poi, il verso 5 dice qualcosa di molto bello e dice: gli ufficiali parleranno al popolo dicendo: c'è qualcuno che ha costruito una casa nuova e non l'ha ancora inaugurata? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché non abbia a morire in battaglia, e un altro inauguri la casa sua. Ecco qui chi è Dio. Wow, hai capito? Che Dio d'amore. Questo è il nostro Dio d'amore. Verso 6 prosegue e dice: c'è qualcuno che ha piantato una vigna e non ha ancora goduto il suo frutto? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché non abbia a morire in battaglia e un altro ne goda il frutto. E ancora: c'è qualcuno che si è fidanzato a una donna e non l'ha ancora presa con sé? Se ne vada e ritorni a casa sua, perché non abbia a morire in battaglia e un altro se la prenda. Wow! Hai capito? Hai capito chi è il Signore? È un Dio d'amore, è un Dio giusto. È altro che, e come dice quello che abbiamo letto, Genesi 9:6, che colui che avrà sparso il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo stesso. Questi, l'esercito ebreo, dovevano entrare per spargere il sangue dell'uomo che a sua volta spargeva il sangue dell'uomo. Occhio per occhio, dente per dente. Ma avevano qualche possibilità sti cananei? Vedremo. Seguiteci. Perché adesso viene ciò che è interessante. Ma quando parliamo del Kavod? Non lo so, forse alla fine. Vabbè, mo arriviamo alla fine, poi vediamo. Allora, dove siamo? Allora, qui siamo, 15, ok, sempre qua, 15. Allora, andiamo piano. Allora,
dovevano gli ebrei entrare e uccidere tutti quanti? Detta così, no, ma anche quelli che dovevano ucciderli, anche lì c'è un qualcosina che sfugge a molti, ma di quello ne parleremo dopo. Intanto adesso vogliamo dividere la situazione in due, ma prima di farlo vogliamo leggere. Verso numero 15, leggi quello che dice. Così farai per tutte le città che sono molto lontane da te. Attenzione, le città che sono molto lontane da te. Aspetta un po' un attimo. Ah, aspetta, ma che sta a fare? Mi sono perso un pezzo. Allora, giustamente se non ve leggo i versi prima voi non ci capite niente, giustamente. Allora, leggiamo dal verso 10, che sennò giustamente non vi ci faccio capire nulla. Verso 10. Allora, facciamo finta di credere a quello che leggiamo, dai. Fate sto sforzo. Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, le offrirai la pace. Ok? Dovevano offrirgli la pace. Se accetta la tua offerta di pace e ti apre le sue porte, tutto il popolo che si trova pagherà i tributi e ti servirà. Ma se non vuole far la pace con te e ti vuole far la guerra, allora la stringerai d'assedio. Quando poi l'Eterno, il tuo Dio, te le darà nelle mani, passerai tutti i maschi a fil di spada, ma le donne, i bambini e il bestiame che sarà nella città non lo farai, cioè sarà tutto tuo bottino, li prenderai come tua preda e mangerai del bottino. Ecco, quindi come vediamo intanto qua i bambini e tutto quanto vengono risparmiati. Ora dice, verso 15, così farai per tutte le città che sono molto lontane da te, e che non sono città di queste nazioni, ma delle città di questi popoli che l'Eterno il tuo Dio ti dà in eredità, non lascerai niente che respiri in vita, ma li voterai a completo sterminio, cioè gli Ittei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizzei, gli Ivei, i Gebusei, come l'Eterno il tuo Dio ti ha comandato, affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le abominazioni che fanno per i loro dei, e voi non pecchiate contro l'Eterno, il vostro Dio. Quindi, il comandamento di sterminare tutti quanti, erano solamente per questi qua. Questi qua, sterminarli senza dargli la possibilità. Gli altri, praticamente, quando si trovavano in guerra, quando si trovavano a fare la guerra, praticamente, allora loro, prima di fare la guerra, comunque gli dovevano dare la possibilità. Le guerre capitavano, c'erano le guerre, eccetera, eccetera, eccetera. E gli dovevano dare la possibilità di scampare, ecco, di arrendersi. Mentre che a queste qua non gli dovevano dare la possibilità, quindi lo sterminio diretto era solamente per le sette nazioni. Quali sono queste sette nazioni? Beh, le sette nazioni di Canaan si trovano in Deuteronomio 7.1, ma lo vogliamo prendere qua. Deuteronomio 7.1 sono le sette nazioni. Quando il Dio tuo, l'Eterno, ti avrà introdotto nel paese dove vai a prendere possesso e ne avrà cacciate dinanzi a te molte nazioni, ecco qui, Ittei, 1, Girgassei, 2, Amorrei, 3, Cananei, 4, Ferezei, 5, Ivei, 6, Gebusei, 7. Sette nazioni più grandi e più potenti di te. Queste sette nazioni sono... Vi ricordate specialmente Amorrei,
che la ritroviamo in Genesi 5, quando appunto parlò ad Abramo, in Genesi 15 gli parlò degli Amorrei, e c'erano anche queste che poi si unirono a loro per fare appunto tutte queste abominazioni. Bene, queste qui non gli si doveva offrire la pace, ma dovevano essere sterminate, perché come detto in Genesi 9:6, il sangue di colui che spargerà il sangue sarà appunto sparso dall'uomo stesso. Bene. Allora. Ok, poi c'era qualcos'altro e va bene così. Enzo. Ah, ecco, è qui che si parlerà del Kavod, giusto? Benissimo, allora vogliamo aprire una parentesi e vogliamo leggere a proposito il vabbè, vogliamo aprire una parentesi e leggere appunto il Salmo 106. Qua. Verso 38. Ok, un attimino che mi devo fermare per riprenderlo dopo, che devo uscire, abbiate pazienza, eccolo qua, mi fermo un attimino, poi lo riprendo, ci vediamo tra un po'. Salve cari amici, allora eccoci qua, siamo tornati, gloria a Dio, ci siamo assentati qualche oretta, gloria a Dio. Bene, vogliamo allora riprendere il discorso. Eravamo arrivati al punto che dovevamo leggere alcune parti del Salmo numero 106, molto importante. Ora però, prima di allacciarvi con noi in diretta, siccome vi vogliamo far vedere alcune cose e vogliamo un attimino attendere, quindi vi portiamo un attimino con noi con la webcam, quindi leggeremo alcune parti della Bibbia con la webcam, perché poi appunto dovremo fare tre cose. Dovremo esaminare il termine Kavod, il cosiddetto Kaved, secondo insomma come se lo usi come sostantivo, come aggettivo, come verbo, gloria a Dio, insomma cambia la vocalizzazione, questo è molto importante. E quindi andremo a esaminare quello che è qui il vocabolario della lingua italiana, poi andremo a vedere un attimino un sito molto 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 interessante che vi faremo vedere anche poi quando andremo a navigare insieme. E andremo proprio a visitare il sito proprio ufficiale Kavod, si chiama così, però è scritto in inglese, noi l'abbiamo tradotto in italiano, quindi leggeremo quello che un rabbino dice appunto di questo termine e quello che dice anche il Talmud, e poi infine visiteremo l'interlineare per vedere se veramente, come dice il mondo ufologico, che non troveremo mai il termine Kavod tradotto come gloria in nessun interlineare. Vedremo se questo è vero. Gloria a Dio. Benissimo. Allora, che facciamo adesso? Niente, adesso prendiamo la webcam e vi portiamo un pochino con noi. Adesso qui mi trovo nella mia Bibbia. Allora, questa la leviamo. Devo lavorare con una mano. Ok, allora io qui mi trovo nel Salmo numero... Dove sto?
100, 6, no, andiamo di qua. Allora, nel Salmo numero 106, praticamente leggeremo solo la prima parte, perché la parte finale poi la andremo a leggere dopo. Speriamo di ricordarci. Benissimo. Allora, vediamo un pochino. Questo è il Salmo, vedete, 106. Purtroppo la webcam è quello che è, mi dovrò fare una telecamera. Allora, se noi andiamo al verso numero 16, ci dà il periodo storico. Verso numero 16 dice: oltre a ciò, furono mossi d'invidia contro a Mosè. Quindi ci troviamo nel tempo di Mosè. Ecco, questo è il periodo storico. Non so se si riesce a vedere. Nel campo e contro anche ad Aron, il santo del Signore. Ok. La terra si aperse, tranghiottì Datan, coperse in seguito Abiram, ricordate, no? Il passo. E il fuoco arse la radunanza. La fiamma divampò gli empi. Poi dice, fecero un vitello in Orebbe. Ok. E adorarono una statua di getta e mutarono la loro gloria in una somiglianza di bue che mangia l'erba. Qui il termine, nel linguaggio originale, appunto, è la famosa radice kavd, ok? Quindi gloria. Quindi ovviamente se qui la traduzione dovrebbe essere nave spaziale, sarebbe completamente ridicolo, insomma. Ok, benissimo. Ora, la parola kavod, kavat, kaved a secondo, come la vogliamo, insomma, la vogliamo vocalizzare, comunque non potrà mai poter voler dire astronave, ma è impossibile. Benissimo. Ma adesso vogliamo un attimino, questa qui la vogliamo mettere da parte e vogliamo prendere il vocabolario, ok, biblico, che voi già conoscete, come potete vedere noi usiamo sempre gli stessi. Allora, questo qui lo voglio mettere da parte. Allora, aspettate, perché sto facendo una cosa, io qui c'ho solamente una mano. Ok, allora, questo è il vocabolario, lo vado ad aprire. Ok, versione spagnola, introduzione. Eccolo qua. Allora, dizionario di ebraico biblico, ok? Eccolo qua. È sempre lì. Questa è la Aleph, eccetera, eccetera. E andiamo a cercare, ok, la lettera che ci interessa, la parola che ci interessa. Aleph, ahi, eccola qua. Dopo questa c'è la K. Dove sta? No. Eccola qua, K. Allora, troppo avanti, eccola qua. Kavod, perfetto. Kavod, eccola qua, perfetto. Allora, questa è la Kaf, ok? Benissimo, qui c'è Kavod, benissimo. Allora, cari miei, qui vabbè, ci sono... Ah, si inizia subito col verbo, ok? Allora, da premettere che il... mi fermo un attimino, ok? Vi spiego un pochino i verbi. Allora, i verbi hanno la coniugazione. Le coniugazioni in ebraico sono 7. Sono, eccola qua, questa è la prima. C'è questa Q, significa kal. Poi c'è nifal. Poi c'è piel, pual, hifil, hofal, hitpael. Il verbo si divide in attivo e passivo. Quindi è molto difficile trovare in kal, ok? Che qualcuno viene adorato in senso di dare gloria, in senso di glorificare, insomma, no? È difficile. Infatti si inizia, diciamo, il kal sta per semplice, ok? Mo vi sto dando alcune delucidazioni che poco contano, perché comunque noi non ci occupiamo di questo. Insomma, kal significa semplice, si inizia sempre con la terza persona, singolare maschile, poi si passa alla seconda, poi si passa alla prima, terza, seconda e prima. Il kal in terza singolare è
praticamente maschile ovviamente, è semplice, troverai sempre prima una kamez e poi un patah o un patah come seconda vocale. Quindi, eccolo qui, queste tre letterine, è praticamente kavad, se fosse in kal. Benissimo. In kal trovi che il significato di kavad o kavod o kaved, insomma, della radice, sta per pesare. Eccola qua. Pesare. Essere pesante. Vedi, è un kal. Ok? Grave, gravoso, caricare, gravare, stancare, opprimere, essere oneroso, ottuso, arricchirsi, significato fisico, essere pesante, e ti porta un po' di passi, secondo Samuele 14. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ezechiele 27. Poi pesare più di che Salmo 38,5, Giobbe 6,3, parte B, essere grave, arduo, equivalenze, insomma, eccetera, 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 arricchirsi, insomma, eccetera, eccetera. Poi si passa al Nifal. Ecco, siccome il Nifal è passivo, quindi è la persona che riceve, Dio riceve, cosa riceve Dio? Eccolo qua, essere glorioso. Vedete? Qui c'è la radice. Cioè, qui non è proprio la radice perché c'è la vocalizzazione, però, insomma, eccolo qua, Kaved, ok? Eccolo qua, Nifal, essere glorioso, onorato, stimato, apprezzato, rispettato, famoso, importante, potente, influente, risaltare, spiccare, distinguere, superare, avere, ricevere, onore, onori, dignità, prestigio, fama, celebrità, vedi? È un passivo. Mostrare la gloria. Mostrare la gloria. Coprirsi di gloria. Fare bella figura. Ottenere prestigio. Essere glorioso, famoso. Ok? Quindi altro che non significa questo. Vi stanno letteralmente prendendo in giro. Ecco, mo voltiamo la pagina. Eccetera, eccetera, eccetera. E poi ci sono anche gli altri. Vedi, qui c'è il PL, questa è la PDPL, Calnifal PL, Pualchifilco, Falchit PL, ve li ho già detti. In PL anche, qui è un attivo, ok? Mentre invece il Pual è in passivo. Onorare, glorificare, esaltare, riconoscere l'onore, il prestigio, la gloria, arricchire, ingrassare, onore. Quindi, l'onore, il prestigio, la gloria, vedi, la gloria, qui c'è scritto la gloria, dare gloria, arricchire, ingrassare, onorare, ok? E poi ci sono, insomma, i vari esempi e i vari passi biblici. Poi ci abbiamo il Pual, ricevere onori. Abbiamo pazienza, e qui c'è il filo, ok. Ok, poi c'è chi e Pual, poi c'è il Chifil. Va bene, vuoi onorare, aggravare, insomma, poi vabbè, il hit pael è praticamente un verbo che l'azione esce e rientra, tipo farsi la doccia, io la faccio l'azione, però a me stesso, e quindi rientra, capito? Ecco, quindi, ecco, crescere, moltiplicarsi, presumere, gloriarsi, vedi, è un hit pael, no? Perché io do gloria, ma a chi? A me stesso. Quindi l'azione esce da me, ma ritorna a me. Questo è un kit pael. Questo è il senso del kit pael. Che volevo dire? No. Non fa niente. Allora, qui invece abbiamo kaved. Kaved, vedi? Kaved. Come aggettivo significa quantità. Vediamo. Come aggettivo significa quantità o pluralità o intensità. Si specifica a seconda dell'oggetto di cui si predica. E a seconda dell'aspetto. Quindi, che significa? Eccolo qua, peso. Può significare peso oppure
numero, oppure grandezza, vedi come aggettivo, grandezza, intensità, difficoltà, può essere A, peso fisico, morale, fisico o morale, pesante. Un esempio è Esodo 17, 12. Superare per trasformazione, numeri 11, 14, Proverbi 27, 3. Ok. Un gioco pesante. Ok. Un peso superiore. Numero, quantità, ovvero ricco. Genesi 13, 2. Una persona pesante è una persona ricca. Ok. Da noi si diceva commenda chi è commendatore, no? Per chi conosce l'italiano nell'antichità, era la persona ricca, no? Perché portava la commenda, che era la pancia. Quindi, essendo pancione, era pesante perché era ricco, e quindi, essendo ricco, mangiava, c'aveva il pancione. È sempre stato così, cioè non è che mo arrivano sti ufologini e si mettono a fare conferenze, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene, poi insomma, vediamo un pochino che altro ci può interessare, vabbè, il resto insomma, poi entriamo troppo, insomma, andiamo un po' a correre che vogliamo chiudere il video, ma d'altronde vi stiamo filmando tutto, purtroppo la webcam è quello che è. Poi da Kaved 1 abbiamo un Kaved 2, è sempre Kaved, però secondo il contesto ha un altro significato, e si tratta appunto di un sostantivo. Prima era un aggettivo, adesso è un sostantivo. E ricordiamo a tutti quanti che esistono i sostantivi verbali, che non so se in italiano pure si chiama così, però perché io ho studiato l'ebraico in un'altra lingua, però insomma sono quei sostantivi che praticamente hanno la stessa radice del verbo, e il verbo ha la stessa radice, insomma. Ecco, allora qui è Kaved. Kaved normalmente si usa per fegato, ma quindi Kaved può intendersi sia fegato che peso, quindi può essere sia aggettivo che sostantivo. A determinarlo è sempre il contesto. Fegato, eccolo qua, fegato, fegato. So se riuscite a leggerlo, fegato. Ok, poi c'è Kaved, eccolo qua, Kaved, vediamo se riuscite a vedere le vocali, no, dubito. Kaved, Kaved sta per peso, massa, intensità. Ok, una spessa nube di fumo. Isaia 21:15 e Isaia 30:27, appunto, una spessa nube. Massa di cadaveri in even e peso di pietra, pazer e massa di cadaveri, passer Kaved per esempio e massa di cadaveri, even Kaved e peso di pietra, eccetera eccetera eccetera. Poi andiamo avanti, eccolo qua, qui è proprio Kaved. Kaved, la famosa parola Kaved, ok? Con olem plene. Eccolo qua. Gloria, gloria o splendore. Numero o ricchezza. Gloria, oh, vedete? Gloria o splendore. Numero o ricchezza. Ok? Bene. E poi c'ha insomma moltissimi, tipo qui è quando è predicato di Dio o di qualcosa di suo, sta per gloria. Quando è predicato di Dio o di qualcosa di suo, sta per gloria, vedi? Gloria. Presenza. Manifestazione. Ok? Predomina l'aspetto visivo senza forma. Luce e splendore, vedere o contemplare può essere correlativo. Io ho avuto due Shekinah, quindi io ho visto il Kaved di Dio. Chi vi parla lo ha visto. Ok, prendetemi pure per matto, non mi interessa.
di altre realtà, splendore, magnificenza, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, abbiamo finito. Benissimo. Ok? Ve l'abbiamo fatto vedere. Questo è il dizionario di ebraico biblico Luis Alonso Schockel. Ok? Bene. Allora, cari miei, adesso dove andiamo? Dove sta? Qua sta. Allora, io ho praticamente stampato, poi dopo vi faccio vedere l'originale. Vi faccio vedere l'originale. Sono andato sul sito kavod.org, è un sito ebreo, ok? Un sito ebreo che praticamente lavora per l'aiuto degli ebrei, specialmente negli Stati Uniti, ma credo non solo. Quindi sì, questo sito è un sito appunto ebraico e si chiama kavod.org. Quindi, visto che stiamo parlando del termine kavod, perché non andare direttamente nel sito kavod.org degli ebrei e vedere direttamente il sito kavod.org fatto da ebrei? Cosa ci dice? È una buona domanda. Perché non farlo? E la risposta è giusto, facciamolo allora. Poi dopo vi faremo vedere il sito originale direttamente dalla rete quando andrete a navigare con voi. Non ve lo leggiamo tutto perché sono un sacco di pagine, dove praticamente il sito degli ebrei, kavod.org, inizia a parlare del termine, eccolo qua, kavod. Vedi, kavod, qui sopra è scritto in ebraico con olem plene, ok? E qui è scritto nella lingua, diciamo, corrente. Questo io l'ho tradotto in italiano, poi dopo ve lo faccio vedere in lingua originale, che è l'inglese, e voi ve lo potete tranquillamente leggere con calma nelle vostre case. Qui viene interpellato il rabbino, eccolo qua, Yos Zweibach, in un, diciamo, un suo scritto, ok, eccolo qua, kavod, onore. Kavod, onore. Ok, allora nel 1997 Rav Yos Weibach scrisse quanto segue. Insomma, qui c'è tutta quanta l'introduzione dove lui parla, insomma, del fatto che andò a incontrare il primo ministro Yitzhak Rabin, insomma, la sua memoria sia benedetta, insomma, eccetera, 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 e poi parla del kavod, insomma, dell'onore, insomma, che dell'energia, insomma, che aveva, che emanava questo il primo ministro, appunto, Yitzhak Rabin. Ok, quindi altro che nave spaziale o peso, o che emanava peso, dipende di quello che stai parlando. Poi, sempre Rav Yos Zweibach, ok, parla dei significati biblici di kavod, e poi vedremo anche cosa dice del Talmud, a proposito che noi l'abbiamo sempre saputo, cioè praticamente gli ufologi dicono che nel Talmud ci sarebbe scritto che kavod sarebbe una nave spaziale o qualcosa del genere. Queste sono tutte sciocchezze, vi stanno a bambolare proprio. Ripeto, poi vi faremo vedere la parte originale direttamente nel sito. Allora, lui dice, dobbiamo scendere, per quanto riguarda i significati biblici di kavod, voglio correre, dobbiamo scendere da incontri di montagna con Dio quando incontriamo il nostro termine nella Bibbia. Perché la prima forma della radice, dice questo rabbino, della nostra parola si riferisce a fegato, kaved. Vedi Levitico 3, verso 4, verso 10, verso 15. Durante l'antico vicino Oriente, il fegato era considerato la fede delle emozioni, ma anche ai nostri giorni. Infatti si dice che quando sei molto nervoso ti si ammala il fegato. Ovviamente oggi è molto generica e quasi nessuno lo sa, però insomma esiste ancora oggi questa cosa. A causa della sua posizione centrale nel corpo e del suo ruolo nella vita emotiva, è stato quindi considerato un organo di massima importanza. Questo ovviamente come forma della radice. Invece come aggettivo, kaved significa pesante, come abbiamo visto nel vocabolario, ma non significa solo pesante, come abbiamo già visto, significa appunto anche
insomma, fega, no, vabbè, scusate, cavedde può essere sia aggettivo che sostantivo, ecco, mi stavo un po' incartando, abbiate pazienza. Allora, come aggettivo, giusto, cavedde significa pesante. Per esempio, Proverbi 27,3, leggiamo: una pietra è pesante e la sabbia pesante, ma l'ardore di un pazzo è più pesante, cavedde. Quindi, secondo il mondo ufologico, dovremmo pensare, ok, che l'ardore di un pazzo è una nave spaziale, il che è completamente ridicolo. Come sostantivo, la parola cavodde viene utilizzata in parallelo con ricchezze, vedi Proverbi 11,16. Ecco cosa ci dice il mondo giudaico, un rabbino. Una donna di grazia raggiunge l'onore, cavodde, uomini di potere raggiungono ricchezza. Giuseppe dice ai suoi fratelli, scusate, voglio perché non riesco a muovermi. Massimo, esatto. Allora, va bene, ma adesso non vogliamo troppo dilungarci. Comunque, in definitiva, Kavod come concetto si lega strettamente a Dio. Se gli esseri umani come Giuseppe, perché prima parla del Kavod che raggiunse Giuseppe in Egitto, Genesi 45,13, vedi? Quindi dice, in definitiva, se gli esseri umani come Giuseppe possono raggiungere Kavod, cioè gloria, quindi ricchezze, onore e l'elevato rispetto agli altri esseri umani, allora Dio deve avere infinitamente più cavò di tutti. Giusto? Infatti ci viene chiesto di dare il cavò a Adonai. Salmo 115,1, 96,7,29. Ok? Quindi dare il cavò a Adonai, secondo il mondo ufologico, è dare la nave spaziale a Adonai. Poverini. Poi loro dicono che noi crediamo a nulla. Signore, liberali. Abbi pietà di loro. Bene. Isaia 6,3 dice: la terra è piena del cavod di Dio. Quindi, secondo questi, eccolo qua, la terra è piena del cavod di Dio. Secondo questi, Isaia 6,3, secondo questi ufologi, la terra sarebbe piena della nave spaziale di Dio. Il che è ridicolo. Poi dice, Mosè vede il cavò di Dio, Esodo 33,18, come tutto Israele, Numeri 14,10. Anche se non è descritto in dettaglio, qui è chiaro che il cavò di Dio è una cosa fisica che si può vedere e anche sentire, che all'inizio pare piuttosto sorprendente, data la natura trascendente di Dio descritta in tutta la Bibbia. Ecco, stiamo leggendo il pensiero ebraico, a prescindere se lo condividi o no. D'altronde è scritto che tutto Israele vide la gloria di Dio, quindi è qualcosa che si poteva vedere. E il nome dato per l'energia che si incontra nei momenti di stupore, come la rivelazione sul monte Sinai, come le visioni di Isaia e persino, nella mia esperienza meno sensazionale, che escono sulle montagne. Nel tentativo di descrivere l'esperienza di stare in presenza di Dio, gli scrittori biblici e i rabbini dopo di loro usano la frase Kavod Adonai per descrivere l'energia e il dramma di quel momento, in quell'incontro Kavod Adonai, la gloria di Dio. Sembra descrivere un tipo di pesantezza, un tipo di energia che è pesante nella misura in cui si può separare il Kavod da quello che ha il Kavod. Così Kavod Adonai è quasi una cosa in sé che può essere visto. Questo è il pensiero degli ebrei, cari miei, quello vero però, non quello che vi dicono. Qui dice Kavod nel Talmud, è un rabbino che scrive e ti dà anche i riferimenti di dove è scritto nel Talmud. Cosa che quando il mondo ufologico dice nel Talmud è scritto che Kavod tranquillamente può essere una nave spaziale, eccetera, eccetera, eccetera,
noi chiediamo dove sta scritto nel Talmud, così ce lo andiamo a vedere. Come funziona il kavod nel Talmud? Chiede il rabbino. Che cosa è e come influenza il comportamento e le relazioni? Come viene acquisito e perso il kavod, cioè la gloria o l'onore? In definitiva, qual è il ruolo di Dio in questo processo e che cosa impariamo su Dio con la comprensione di kavod? Okay. E qui veramente c'è molto da leggere. Per esempio, qui dice implicazioni pratiche di kavod nella vita quotidiana. L'autorità di kavod o l'autorità di kavod in relazione ad altri misvot, cioè comandamenti, misvot significa comandamenti, questo è il titolo, autorità di kavod in relazione agli altri comandamenti. Allora, kavod, o gloria o l'onore, ha un'autorità che può sostituire determinati tipi di misvot, ovvero determinati tipi di comandamenti. Per i rabbini, kevod chabriot significa kevod in ebraico, ok, in ivrit, chabriot, ok, kevod chabriot, il kavod che ogni essere umano ha, vivo o morto. Quindi altro che la nave spaziale che ogni essere umano ha, eccetera, eccetera. Questo è il Talmud, lascia stare. Qui non stiamo dicendo che il Talmud sia un libro canonico, insomma, per intenderci. Qui semplicemente stiamo portando il pensiero dell'ebraismo, del giudaismo, nel Talmud, e stiamo smontando quello che dice il mondo ufologico. È così grande, e poi continua, e dice che può sostituire un comandamento negativo della Torah. Vabbè, a prescindere che noi non siamo, diciamo, possiamo non essere a favore, oppure qualcuno può essere a favore, qui vogliamo vedere quello che pensano gli ebrei. E poi continua. Quindi altro che, vedi, ve lo faccio vedere tutto, così voi fermate, se ci riuscite lo leggete, comunque poi dopo vi diamo il sito originale. Nella lingua originale ve lo potete anche tradurre se non parlate l'inglese, selezionate e lo traducete. Copia e incolla e lo traducete. Con Google Traduci. Poi, kavod e i tuoi genitori. Kavod e i tuoi genitori nel Talmud. Il requisito di dare kavod, o di dare gloria, o di dare onore ai propri genitori è discusso, anzi di dare onore, perché significa anche onore, è discusso ampiamente nel Talmud. E l'onorazione del padre e della madre è naturalmente uno dei 10 comandamenti. Quindi quando leggiamo i 10 comandamenti, praticamente sta dicendo kavod, onora tuo padre e tua madre. E noi andremo a vedere proprio quello. Vediamo se veramente, come dice il mondo, diciamo, ufologico, che quando noi leggiamo le interlineari, noi, siccome chi legge le interlineari conosce l'ebraico, ed è vero, infatti noi leggiamo le interlineari anche conosciamo l'ebraico, non troverete mai tradotto kavod con onore o gloria. Vediamo. Allora, questa qui è una interlineare. Queste sono alcune note mie. Questa è l'interlineare in italiano. Questo è il Pentateuco. Questo è il Bereshit. Ok? Eccolo qua. Andiamo a vedere un attimino. Shemot 20. Allora. Shemot 20, eccolo qua. Allora, eccolo qua. E questo è il comandamento: onora tuo padre e tua madre. E qui c'è scritto: Kabed et abicha vet immecha. Non so se
Kaved et Avicha, Av è padre, Ha è praticamente il suffisso, ok, di te, Ha di te, Avicha, Av padre, Avcha, Avicha, Vet ve congiunzione et oggetto diretto, Immecha, ok, madre. Quindi noi vediamo che qui Kaved, eccola qui, Kaf, Bet, Dalet, viene tradotto con glorifica. Vediamo un po' se riuscite a vederlo. Glorifica. Kaved. Quindi non è vero quello che dice il mondo ufologico, che Kavod, Kaved, quello che è, non viene mai tradotto con glorifica, con onore. Ci sono centinaia di esempi. Infatti, se io riprendo un'altra volta i 10 comandamenti in Deuteronomio, capitolo 5, eccolo qua, Devarim. Allora, questo è il capitolo 1, 2, 3, 4, 5. Eccolo qua, vado a cercare, eccolo qua. Eccolo qua, Kaved, et Avicha, vet Immecha. Ok? Glorificare. Glorificare. Beh, basta così. Poi adesso vado un attimo a prendere ecco, ok, stiamo di nuovo registrando. Ora giriamo. Ah, perché qui, ah, qui c'ho altre cose, qui c'ho altre cose che mi ero dimenticato. Allora, questo l'ho detto, è perché poi mi scordo quello che devo dire. Qui c'ho altre cose. Ah, vero? Allora. Che bella coscia, che bella coscia. Allora, cari amici, guardate che... Ma che è? E vai. Allora, vabbè, non è in italiano, non vi preoccupate, ve lo traduco io. Tanto io sono bilingue, poi leggo pure altre lingue. Non è un problema. Ebraico biblico per principianti, vedete, questo è l'ebraico biblico per principianti, quindi proprio quello che comincia con l'ebraico da zero a un certo punto, ok, si deve fare tutto questo. Sono più di 400 pagine che devi conoscere alla perfezione per passare poi al livello intermedio e poi passare al livello avanzato. C'è pure quello avanzato, però mo è troppo. Ah, eccolo qua, vedi? Questo è tutto. Allora, che cos'è questa qua? Questa è una grammatica molto quotata, molto buona, e l'ha scritta niente meno che Eichmann. Vedete, Eichmann, un ebreo. Okay. Una grammatica per principianti molto buona. Benissimo. Allora, se io vado qua a pagina 390, guardate che succede. Abbasso un pochettino, lo metto un pochino più per farvelo vedere. Eccolo qua. Ok. Che c'è scritto qui? Kavod. Grammatica Eichmann significa gloria e onore. Cari amici ufologi, che ne pensate? Mo lo chiudo, va. Apriamo questo. Ok. 35, 2, 7, 8. Dove siamo qua? Ta-da. Questo è lessico ebraico aramaico,
ok? C'ha parti dello strong. Lo strong viene utilizzato anche dagli stessi ebrei per impartire lezioni ai discepoli, agli alunni, sia, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ci abbiamo la pagina 278, senza che andiamo a 35, eccola qua. Ah, ci sto già, giusto. Allora, 35:12. Allora, io non voglio la 35:12, voglio la 35:13. Ah, eccola qua. Vabbè, ma sono proprio ciecato. Allora, 35:13, poi l'andremo pure a cercare un pochino in rete. Allora, eccola qui, questa è la radice. Quando si dice la radice, si dice questa, altrimenti quando trovi le vocali sotto si chiama il taglio. Non so in italiano come si chiama. Taglio. C'è la radice, ok, e c'è il taglio, ok. Bene, ora, sempre se è un verbo, se poi è un sostantivo, allora il discorso è diverso. Qui abbiamo il kal, che però, vediamo. Allora, aggravarsi, grave, essere pesante, Genesi 18:20, eccetera, eccetera, essere un carico pesante, oppure essere debole o duro di un organo, che danno un'entropesia della sua funzione, un qualcosa che non funziona più del suo corpo, eccetera, eccetera, oppure raggiungere gloria, raggiungere della gloria. In Cal, vedi, è giusto uno. Eccolo qua. Poi, vedere sotto anche, però questa è un'altra cosa, vedere più sotto, andate più sotto, quindi dice andate più sotto per vedere kavod, poi ci andiamo, per vedere il perfetto esatto, kavad, il perfetto kavad è perfetto, appunto, infatti ci siamo già in perfetto kal, questo qua, ok, e vabbè, imperativo, e vabbè, nifal, canni fa il piel puarchi filco farchi pael, essere distinto, distinguido, essere distinto nel senso una persona distinta, essere una persona distinta, ecco questo, essere illustre, in Genesi, e ti porti i passi, poi godere della propria gloria, ok, eccolo qua, poi coprirsi di onore, comportarsi con dignità, manifestarsi nella propria gloria, mostrare la gloria, altro che non significa gloria, essere splendente, essere glorioso, Salmo 87:3. Vabbè, poi qui, vabbè, perfetto, imperfetto, e ti dà tutte quante le varie cose. E vabbè, poi ci sono le varie situazioni. Vabbè, mo io qui mi fermerei. Kavod, vedi, questa è kavod con plene e questa è senza plene, ok? Questa è kovod, vabbè. Kavod, vedi, fegato, questo significa fegato, kavod, vedi, fegato. Invece come aggettivo, kavod, vedi? Ti dice la stessa cosa che abbiamo letto, pesante, denso, oppure anche ricco, no? Accaudalato, benestante, insomma, numeroso, Genesi 50 verso 9, difficile, lento, tardo, carico di iniquità, eccolo qua, carico di iniquità. Che vabbè, insomma, l'abbiamo capito, ok, questo qua. Non è corretto. Allora, poi se io vado qua, e metto, no, andiamo qua. Allora,
Strong concordancia evita calore 3515, la numero 3515. Eccola qua, 3515. Mi dà la 3515, io voglio la 3513. Ci arrivo dopo, amici. Mi sono sbagliato. 3513. Ah, non me la dà. Allora, io vado qua, questa è la 30, cavad, vedi? Cavad, ecco, cavad è il verbo, è terza singolare maschile del cal perfetto, perfetto, eccola qua, cavad, ok? Onore, aggravare, onorato, essere pesante, pesato, gravoso, eccolo qua, onore, onorato, aggravato, glorificato, glorificherò, glorioso, onorerà. Beh, qui c'è scritto addirittura gloria. Lo faccio un po' più grande così. Gloria, glorificare, glorificheranno, onore, onorabile, onorato. Insomma, cari amici ufologi. E poi si va avanti, per esempio il numero 4 è coved, coved invece è un sostantivo, eccolo qua, coved, coved, sostantivo maschile, coved, significa grave, moltitudine, pesante, peso, veemente, moltitudine, pesante, peso, eccetera, eccetera. Ma non è tutto qua. Caved, aggettivo. Grande, pesante, sopra, grande, pesante, sopra, difficile, grave, gravissimo, pesante, aggravato, carico, grande, molto, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, caved come sostantivo femminile significa fegato o il fegato, ok? Dipende dal contesto anche. E ti dà tutti quanti i passi, poi ti mette pure un po' di arabo, vedi? Per chi conosce l'arabo, io l'arabo per me è come l'arabo, non ci capisco niente, quindi non metto bocca, ognuno il suo. Ok, che vedut, questo lo passiamo, andiamo un attimo a cava, ecco, cavod. Eccolo qua, lasciate sta questo che ci confonde. Andiamo direttamente all'originale. Eccolo qua, cavolta, questo ci interessa. Eccolo qua, sostantivo maschile. Cavod, che è quello classico, questo è. Quello che presenta il mondo ufologico normalmente è questo, cavod. Che significa? Gloria, onore, glorioso, pesante, splendente, copioso. Gloria 155 volte. No, che non ci sta. Onore, glorioso, glorificare, grandezza, maestà, eccetera, eccetera, eccetera. Cavolt. Benissimo, questo è quanto. Chiudiamo qua. Chiudiamo qua. Allora, avevamo detto quello che vi abbiamo letto, abbiamo letto lì il rabbino che appunto che è stato presentato nel sito kavod.org. Allora, se io scrivo qua kavod.org, l'ho scritto, eccolo qua, kavod.org, vado qua, mi trovo, eccolo qua, kavod.org, apro qua a fianco la pagina. Questa è la pagina di kavod.org, ok? La trovate qua. La trovate qua.
ok? Poi a un certo punto voi andate, io l'ho già qua aperta, www.cavot.org/cavot/cavotte under, come si chiama, underscore trattino basso paper.html, e vi porta qua e trovate quello che abbiamo letto prima in italiano, lo trovate in inglese, eccolo qua, il RAV Yos Zweibach 1997 Cavot Onore, ed è direttamente il sito www.cavot.org, un sito ebreo che porta lo scritto di questo rabbino ortodosso, eccolo qua, ve lo potete leggere con calma nelle vostre case. Se non sapete leggere l'inglese, non dovete fare altro che prenderlo, selezionare un pezzetto alla volta, non tutto, tipo un pezzetto così, poi fate copia, poi andate qua, fate Google traduci, Google traduci, cliccate Google traduttore, eccolo qua, inglese, impostate, fate incolla, lo mettete in italiano e voi leggete piano piano. Poi prendete un altro pezzetto, non tutto insieme, che se no non ve lo incolla, un pezzetto alla volta, e ve lo leggete piano piano. Ok, questo è quanto. Benissimo, allora, torniamo alla Bibbia e... se andiamo al Salmo 106, però la voglio mettere in Diodati, mi piace di più. Salmo 106, abbiamo visto il verso già 16 prima, no? Quando parla appunto, oltre a ciò furono mosse invidia contro a Mosè, eccetera, eccetera. Poi verso 20, mutarono il Kavod, la loro gloria, il suo cavod, in una somiglianza di bue che mangia l'erba, quindi non può essere una nave spaziale o il suo peso. Tradurlo così è proprio da... ci sono le regole di traduzione, le regole grammaticali, che quando si va a fare una traduzione, il verbo si traduce alla luce sempre del contesto. Il verbo, il sostantivo, insomma, quello che è, insomma, c'è un contesto che determina come devono andare le cose. Poi si arriva al verso 32 e dice: provocarono ancora il Signore ad ira presso le acque di Meribba, e avvenne del male a Mosè per loro, perciò che inasprirono il suo spirito, onde egli parlò disavvedutamente con le sue labbra. Essi non distrussero i popoli, sta parlando degli ebrei, che il Signore aveva detto loro, anzi si mescolarono fra le genti, impararono le loro opere, servirono i loro idoli, e quelli furono loro per laccio. Vedi, per non fare quello che aveva detto il Signore? E loro, gli ebrei, sacrificarono i loro figli e le loro figlie ai demoni. Anche loro. E poi furono cacciati via. E sparsero il sangue innocente, il sangue dei propri figli e delle proprie figlie, i quali sacrificarono agli idoli di Canaan. Ecco chi erano i cananei, che Dio disse di distruggerli, soprattutto le sette nazioni descritte in Deuteronomio capitolo 7 verso 1, lo abbiamo già letto. E il paese fu contaminato di sangue, ed essi si contaminarono per le loro opere, fornicarono per i loro fatti, onde l'ira del Signore si accese contro al suo popolo Israele, ed egli abominò la sua eredità e gli diede in mano alle genti, eccetera, eccetera. Dio castiga sempre, Dio non ha riguardi personali. Ecco perché dovevano distruggerli tutti. Ora, la domanda del milione, come già abbiamo detto, ma dovevano proprio distruggerli a gamba tesa queste sette nazioni? Apparentemente sì. Ma proprio non c'era nessuna possibilità per questi? Venite con noi. Vi portiamo a far vedere un qualcosa, sempre facendo finta che quello che leggiamo sia vero. Bene, allora.
Vogliamo andare in numeri. Numeri 33. Sì, numeri 33 dovrei prendere. Vabbè, me lo vado a cercare. Numeri 33, eccolo qua, dal verso 52 al 56. Dice: cacciate dinanzi a voi tutti gli abitanti del paese e disfate tutte le loro immagini e tutte le loro statue d'Egitto, distruggete tutti i loro luoghi, mettetevi in possesso del paese, abitate in esso, concio sia che io vi abbia donato il paese per possederlo. Spartite la possessione del paese a sorte, secondo le vostre nazioni, a quelle che sono in maggior numero, date maggior possessione, e minore a quelle che sono in minor numero. In qualunque luogo la sorte d'alcuna gli sarà scaduta, quello sia suo. Spartitevi la possessione del paese per le vostre tribù paterne. E se voi non scacciate, traducilo come te pare, nella forma che vuoi, se cambiamo la versione te lo darà in un italiano più moderno, se voi non li cacciate dinanzi a voi gli abitanti del paese, quei di loro che avrete lasciati di resto vi saranno stecchi agli occhi, come abbiamo letto nel Salmo 106, e spine ai fianchi, e vi nimicheranno nel paese nel quale abiterete, e avverrà che io farò a voi come avevo proposto di fare a loro. Quindi la cosa era di scacciarle, cioè loro dovevano scacciarli, dovevano andare lì a scacciarli. Poi porteremo ancora un altro passo. Praticamente queste nazioni tremavano tutte quante perché avevano visto il modo miracoloso come Adonai, il Signore, li aveva liberati dalla schiavitù, li aveva tirati fuori dal paese di Egitto, e tutti i miracoli che aveva fatto e come li aveva mantenuti, pensate, 3 milioni di persone, vivere per 40 anni in un deserto dove non c'è né acqua e né cibo è un grande miracolo, sempre se facciamo finta di credere che quello che leggiamo sia vero. Ok, quindi la nostra fede è molto salda, ok? Altro che non è salda. Quindi tutte queste popolazioni dovevano tremare, infatti molte tremavano e scappavano, perché appunto dice scacciatele, dovevano scacciarle. Se proprio non volevano andarsene, allora dovevano andare lì e abbattere il tutto. Quindi loro avevano la possibilità di fuggire. Non ti è sufficiente questo passo e questa spiegazione? Benissimo. Allora, vogliamo andare in Esodo. Esodo 23. E leggere i versi che vanno dal 27 al 33. E dice: io manderò davanti a te il mio spavento e metterò in rotta ogni popolo affinché scappino, nel cui paese tu entrerai, e farò che tutti i tuoi nemici volteranno le spalle dinanzi a te. Manderò anche davanti a te addirittura dei calabroni, cioè Dio stava facendo tutto perché questi se ne andassero dal paese, perché si era stufato, i quali scacceranno gli Ivei, i Cananei, gli Ittei dal tuo cospetto. I Cananei fanno parte, soprattutto i Cananei, della popolazione, appunto, di Canaan. Io non li scaccerò dal tuo cospetto in un anno che talora il paese non divenga deserto e che le fiere della campagna non moltiplichino contro a te. Li scaccerò dal tuo cospetto poco a poco finché tu sia cresciuto e abbi presa la possessione del paese. Io porrò i tuoi confini, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Perché praticamente la terra di Canaan, ve lo faccio vedere, tutti quanti pensano, per ignoranza, per non studiare bene, ecco qua, ah, non sai cosa, vabbè. Allora, questo è Israele, vedete? Questo è Israele, ok?
Il confine più o meno andava da qua, poi questo è il Giordano, il Yarden, ok? Poi c'era, diciamo, questo è chiamato nella Bibbia il Mar Grande. I confini li trovate in, come si chiama? In Genesi 15 e in Giosuè capitolo 1 e non solo. Andava qua e tutti quanti pensano che era fino al Giordano. Invece no, è fino al fiume Eufrate. Dal deserto tutto qua sopra fino al fiume Eufrate. Pensate, era tutto questo. Leggete. Eufrate, non il Giordano. Il fiume grande, che poi lo chiama, è l'Eufrate. Il Giordano è questo, il Yarden. Fino al Libano, fino a sotto, il fiume di sotto che non mi ricordo il nome, alcuni rarissimi dicono il Nilo, ma so proprio pochi, no? È quello che sta sopra il Nilo, che sta più o meno qua, qua, per intenderci, qua. Quindi da qua fino al Libano, fino a qua, passando sopra il deserto, ok? Questo era il confine. E la conferma di questo è che Salomone fu l'unico, ed è scritto, fu l'unico che riuscì a conquistare tutto questo fino all'Eufrate. L'unico fu Salomone. Nessuno mai più ci riuscì, né prima né dopo. Ci riusciranno di nuovo quando tornerà il Signore per la seconda volta, ma lì saremo nel millennio. Benissimo, cari amici. Allora, abbiamo finito. Ecco qua, stop. Ok, allora abbiamo finito. Questo è stato il video. Quindi Dio chiama una nazione, chiama un popolo, scusate, lo fa diventare una nazione, gli dà una sovranità territoriale, gli dà un esercito e poi gli dice: metti in pratica Genesi 9:6. L'uomo che spargerà il suo sangue dovrà essere sparso anche dall'uomo. E questo Israele lo ha fatto col proprio esercito, che Dio gli ha detto, sempre se facciamo finta di credere a quello che c'è scritto. Bene, cari amici, questo è stato il video. Speriamo che sia stato di edificazione per la Chiesa e magari di riflessione per il mondo ufologico. A voi la decisione, vi stiamo dedicando molti video, ripeto, il prossimo, se Dio vorrà, sarà su Daniele, sulla 70ª settimana, parleremo un po' di Daniele, parleremo un po' se le 70 settimane sono di anni o di giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Io penso che voi non avete voglia di... cioè voi siete talmente duri, non volete piegare le vostre ginocchia, alzare le mani al cielo e dire: Signore, se ci sei, manifestati. Volete pensare che tutto questo universo, tutto questo mondo si sia creato da solo? Volete dire che Dio non è il Dio della Bibbia, quando ci sono centinaia di migliaia di profezie adempiute e quasi tutta la Bibbia è chiara e trasparente e voi rinunciate a migliaia di passi chiari, decine di migliaia di passi chiari per andare a prendere quei 50 passi difficili da capire o 100 passi difficili da capire. Che le persone con un ministero, noi nel nostro piccolo, magari vi possono anche spiegare, ma che tutto sommato voi non volete accettare. Perché state bene così, nel vostro peccato, avete una vita, dai, che vita fai? Qual è la tua vita? Hai una vita santa tu? Sì? Davvero? Non lo so. Ho visto certe faccette, là, nei convegni, non tutti per carità, ma molta gente non vuole Dio. Perché vuole vivere il suo peccato e non vuole che nessuno glielo tolga. C'è anche questo. Noi ce la stiamo mettendo tutta
ad avvertirvi e sappiate che ascoltate, vi faccio un po' di profezia, mo vi ho fatto vedere il grande fiume Eufrate, ci sono molte profezie che sono state fatte sul fiume Eufrate che si stanno concretizzando nei nostri giorni, e che il grande conflitto bellico sarebbe iniziato dal fiume Eufrate. E infatti è cominciato così con la guerra del Golfo nel fiume Eufrate in Iraq, poi è passata alla Siria e poi passerà alla Turchia. E infatti, perché il fiume Eufrate, per chi non lo sapesse, nasce in Turchia, scende per la Siria e sfocia in Iraq. E dice la scrittura che nel fiume Eufrate ci sono quattro angeli legati, e che a un certo punto, questo è scritto in Apocalisse, questi quattro angeli saranno sciolti, e mi pare che lì dice la quarta parte della terra, la quarta parte degli abitanti della terra moriranno, perché in un'altra parte poi dice la terza parte, il che significa che solo in due botte moriranno il 70% delle persone. E se in due botte muoiono il 70% delle persone, che so, mi pare quant'è il 70% di 7 miliardi, 3,9, una cosa del genere, o 4,9, vabbè, 4 miliardi e 9 o 3 miliardi e 9, quello che è, insomma. La matematica non è mai stata il nostro forte, ma non importa. Vi diamo un'occasione per prenderci in giro. Mo buttate tutto all'aria quello che abbiamo detto, perché non siamo bravi in matematica, tanto se voi fate questo. Allora, e tutte queste cose si stanno concretizzando sotto i nostri occhi. È stato detto che Israele sarebbe ritornato nella sua terra dopo 2000 anni. Dopo 2000 anni. E poi dite che la nostra fede è cieca e che lo Stato di Israele si sarebbe costituito in un giorno, ed è avvenuto così nel 1947 con risoluzione ONU. E questo è scritto, mi pare, in Isaia 66 o comunque lì intorno. Ci abbiamo centinaia di migliaia di profezie adempiute. La vostra fede è in un gruppo di ufologi senza arte né parte, massoni. Dicono che non lo sono, ma fanno esattamente quello che dice la massoneria. E vi prendono in giro. E poi addirittura dicono: noi non diciamo che quello che asseriamo sia vero al 100%. Pensate, ve lo dicono pure. Noi invece vi diciamo che quello che dice la Bibbia è sicuro al 100%. Ripeto, non scartare decine di migliaia di passi buoni per 50-100 passi che non capisci tu. Bene, cari amici, vi salutiamo. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, questa è la mia faccia. Non mi fate video che mi oscurate il viso, non vi denuncio, state tranquilli. Oscuriamo la faccia perché così no. Ma chi te denuncia? A me puoi mettere pure i baffi verdi, puoi fare quello che vuoi. Capirai, state tranquilli, fate tutti i video che volete, non vi denuncio. Mettetela alla mia faccia, poi scrivono sotto: questo è un vigliacco che non mette la faccia. Io, è quello che me l'ha oscurata. No. Che amarezza. Un grande bacio a tutti gli ufologini. Che Dio vi benedica. Grazie. Perché quei pochi che arrivano fino alla fine del video, comunque quei pochissimi che ci arrivano, qualcuno c'è, l'ho visto, salutateci quell'arte che non arrivano alla fine del video. Un grande abbraccio alla Chiesa, un grande abbraccio a tutti quelli che ci seguono, al nostro mondo evangelico, a tutti i cattolici che ci seguono, vi salutiamo, che Dio vi benedica, grazie, e se Dio vorrà ci vedremo al prossimo videoprogramma. Un saluto grande a tutti quanti, Shalom, Alechem, a voi.